l'inizio dei lavori di una lunga cavalcata che ci porterà ad affrontare nel corso di questa e della prossima settimana un po' tutti i grandi temi che riguardano la città di Milano. Saranno 7 mattinate di confronto, di dibattito, di discussione con moltissime figure importanti ed interessanti, figure che tra l'altro hanno già lavorato nella settimana passata. L'articolazione dei lavori sarà abbastanza complessa. Cominciamo oggi, che è lunedì 19 ottobre, con la Metropoli dei quartieri. Naturalmente tutto il nostro lavoro, che si svilupperà in 4 mattinate questa settimana e in 3 nella settimana successiva, si svilupperà tenendo conto delle condizioni in cui ci troviamo complessivamente, e quindi molti degli interventi saranno da remoto e quei pochi che invece faremo da qui saranno nel rispetto assoluto del distanziamento, come è giusto che sia. Ovviamente abbiamo scelto questa formula perché è l'unica possibile, in altri tempi si sarebbe fatto molto diversamente. Allora, il tema di questa mattina, che recepisce i lavori di un gruppo di tavoli di lavoro che hanno dedicato molte ore la settimana passata, è, dicevo, la Metropoli dei quartieri. Io ringrazio intanto Franco Sacchi del Centro Studi PIM che ci introduce adesso al lavoro svolto nella settimana, e poi con il suo aiuto e anche con quello dell'assessore all'urbanistica Pier Francesco Maran, che è qua con noi, e con Piero Bassetti, inizieremo la nostra discussione. Però, per entrare nel vivo dei temi che tratteremo questa mattina, Franco Sacchi ci accompagna, ci guida per mano, mettiamola così. Bene, molto bene, grazie. Cercherò in 15 minuti di restituire il lavoro, l'impegnativo lavoro che è stato svolto. Nell'ambito di Fare Milano, al PIM è stato affidato il tema Metropoli dei quartieri. È un titolo programmatico che mette al lavoro Milano in una prospettiva transcalare. La missione è stata declinata in 12 tavoli di lavoro, che articolati in vari sottotemi, che hanno coinvolto più di 200 partecipanti, rappresentanti di università, pubblica amministrazione e imprese. Chiedo alla regia se è possibile caricare il PowerPoint, grazie. Quindi vi dicevo, 12 tavoli di lavoro, 200 partecipanti, 20 ore di discussione. L'attività non si è conclusa in questo lungo cammino, ma prosegue attraverso la possibilità di caricare documenti, discutere, interagire in una piattaforma dedicata all'indirizzo www.faremilano.it. Nei tavoli si è registrata una larga convergenza sulla valutazione della Milano pre-Covid, un ambiente sicuramente dinamico, ma che ha rivelato in questi ultimi 10 anni anche evidenti fragilità. Fragilità che la pandemia sta facendo emergere, accentuando e al tempo stesso riconfigurando delle criticità che in parte erano già presenti nella Milano pre-Covid. Il Covid ci pone nuove sfide, e nell'affrontare queste nuove sfide possiamo contare su un lascito cospicuo di politiche urbane compendiate in 2 documenti fondamentali, che sono il PGT Milano 2030, approvato da meno di un anno, e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato qualche tempo prima. Possiamo contare su questo lascito cospicuo, ma per affrontare le nuove sfide serve un cambiamento profondo. La visione della città che emerge, che è emersa dalle discussioni che sono intervenute, è l'immagine di una città, come dire, coi piedi ben piantati per terra, ben piantati nei contesti locali, non solo della città, ma a scala metropolitana, e allo stesso tempo capaci di praticare le reti lunghe, cioè capace di essere proiettata nel mondo e capace di associare una dimensione di crescita e di sviluppo, e insieme a parole come competizione, innovazione, attrattività, internazionalizzazione, talento, sapere, saper fare,
ha invece parole come inclusione, connettività, equità, quindi una dimensione inclusiva e coesiva dello sviluppo. Questo non solo come aspirazione all'uguaglianza, ma come necessità di riproduzione sistemica, di riproduzione del sistema Milano. In questa prospettiva possiamo contare su alcuni segnavia in grado di orientarci nel nuovo mondo. In primo luogo una valutazione sul destino della città, nel senso che da molti viene ritenuto che non sarà certo un virus a decretare la fine delle città, in modo particolare la fine di Milano. Dall'altra, l'idea che se il Covid stira la società locale, quindi aumenta i divari economici, sociali e territoriali, dall'altra le politiche pubbliche sono chiamate a cercare, a provare di ridurre questi squilibri. E in fondo, ancora, di fronte all'incertezza radicale, non assicurabile, ci prospetta la pandemia, è necessario rispondere con preparazione, con l'essere preparati, ovvero con una capacità di essere adattivi e di praticare scelte che sono reversibili. E ancora avere una visione sistemica da agire attraverso sequenze di azioni parziali, coordinate e coerenti. E infine fare insieme, cioè da molti è emersa la necessità di una più forte regia pubblica e di una più forte azione di accompagnamento e di capacitazione, nella consapevolezza che le politiche devono essere situate nel tempo e nello spazio, e uno spazio giocato alle diverse scale. Provo a riassumere in tre grappoli, quindi in tre grandi questioni, alcune idee che sono scaturite dal dibattito. Il primo grappolo di questioni riguarda Milano metropolitana, quindi l'esigenza di una nuova alleanza tra la città centrale e i territori della regione urbana. Una questione fondamentale che è emersa è che siamo di fronte a un contesto in cui abbiamo molte aree in cerca di funzioni e allo stesso tempo funzioni in cerca di aree, e quindi la risposta a questa asimmetria non può essere praticata attraverso un'esasperata competitività microterritoriale tra i diversi territori della regione urbana, ma va in un qualche modo concertata in una logica di mettere la cosa giusta al posto giusto. Il secondo blocco di questioni riguarda la sostenibilità delle scelte di sviluppo territoriale in termini di contenimento del consumo di suolo, di un incremento della resilienza di fronte ai cambiamenti climatici, a un nuovo ruolo dell'agricoltura multifunzionale in chiave di food policy. E ancora, lo sviluppo del telelavoro, che viene giudicato in termini ampi come un elemento di persistenza anche nella Milano di domani, ci deve portare a riconsiderare il ruolo della città nel contesto territoriale, quindi una città, diciamo così, più orizzontale, e quindi un riequilibrio dei potenziali urbani alla scala regionale. E ancora il tema delle infrastrutture verdi e blu, e quindi l'idea di un parco metropolitano che deve assumere un elemento fondante della strategia territoriale e allo stesso tempo deve essere un generatore di servizi ecosistemici. E infine il trasporto rapido di massa, elemento centrale e in sofferenza in queste settimane, obiettivo che non deve essere negletto ma deve essere reinterpretato, sviluppando il ruolo dei nodi di intermodalità, governando la logistica urbana, provando in modo più deciso a desincronizzare gli orari e provando anche a integrare le diverse forme, le diverse piattaforme di gestione della mobilità. Secondo grappolo di questioni che riguarda le grandi trasformazioni. Grandi trasformazioni che sono generatori di processi di modernizzazione che non riguardano solo Milano ma riguardano tutto il paese. In primo luogo l'occasione delle Olimpiadi 2006 come opportunità di completamento di alcune trasformazioni,
e anche come occasione per il pieno ritorno al ruolo internazionale di Milano. Si è già accennato prima alla riorganizzazione degli spazi che la pandemia e quindi e poi il telelavoro comporteranno, con il rischio di dismissione di alcuni luoghi e di alcuni grandi edifici che ospitano funzioni prevalentemente terziarie. Di fronte a questo scenario è importante pensare in termini di riconversione di questi spazi, di ibridazione dell'uso di questi spazi e allo stesso tempo anche a scelte reversibili attraverso usi temporanei. E infine il rapporto di queste grandi funzioni con il territorio, che non devono essere interpretate come astronavi che atterrano su un territorio piatto e omogeneo, ma come generatori di interdipendenze con altre attività che sono territorialmente situate. E infine una questione da tempo discussa e ancora non ben risolta dalla normativa vigente, in modo particolare dalla riforma del Rio, che riguarda la simmetria tra la scala a cui si stanno organizzando queste grandi funzioni e le istituzioni di governo. Questa simmetria va affrontata, almeno nel breve periodo, attraverso un sistema delle intese, cioè forme di dialogo e di raccordo delle programmazioni tra le varie istituzioni e tra i vari attori del territorio. Terzo e ultimo blocco di questioni riguarda forse l'elemento più innovativo che la pandemia ha messo sotto i riflettori e riguarda la dimensione di prossimità e quindi la necessità di rafforzare, di riconfigurare lo spazio pubblico e rafforzare i servizi per densificare le relazioni all'interno delle comunità locali. E quindi l'idea della città a 15 minuti, quindi l'idea di riorganizzare lo spazio pubblico e allo stesso tempo rafforzare il welfare materiale e immateriale, connesso anche agli esercizi di vicinato, al riuso dei piani terra, insomma, questa dimensione di una città pedonalizzabile o a portata di pedone come telaio di urbanità e allo stesso tempo di giustizia sociale. E poi la cura della città attraverso la regolazione del traffico, l'istituzione delle zone 30, interventi leggeri e temporanei legati a quello che con un felice slogan è stato definito l'urbanistica tattica. E poi la rigenerazione, il rinnovo del patrimonio edilizio, in modo particolare gli spazi pubblici dismessi e sottoutilizzati, da ripensare e da riusare con nuove funzioni. Analogamente i vecchi e nuovi spazi del lavoro, dove accanto all'inerzialità della dimensione manifatturiera emergono nuovi usi, ibridazione delle funzioni, ma anche l'emersione di comunità di pratiche, luoghi di relazione e di socialità che il lockdown ha messo duramente alla prova. E poi le connessioni interperiferiche, quindi il trasporto pubblico, la mobilità dolce alternativa, la diffusione della banda larga per avvicinare i quartieri della città e i comuni metropolitani ai centri e ai poli attrattori. Come farlo? Quali sono gli strumenti? Beh, rimettere in campo un progetto di città. Questo viene ritenuto un elemento centrale su cui investire idee e prospettive. E poi investire in formazione, capacitazione, professionalità, competenze della pubblica amministrazione, perché da tutti è venuto un messaggio non di dismissione del ruolo pubblico, ma anzi di un suo rafforzamento in chiave di regia e di accompagnamento dei processi. Legato a questo, regia appunto e non necessariamente intervento diretto, invasivo da stato imprenditore di qualche decennio fa, e quindi lo sviluppo di partnership pubblico-private anche non solo attraverso l'affidamento delle gestioni, ma anche in termini di coprogettazione strategica. E poi il ruolo delle agenzie, in particolare agenzie di quartiere, come accompagnatori delle politiche di prossimità. E da ultimo, ma non da ultimo, la nota dolente, il condimento di un po' tutte le politiche. La cosa
che si dice sempre ma difficile da fare, cioè semplificazione, flessibilità, adattabilità delle regole. Quali sono le risorse? Le risorse sono di varie fonti, innanzitutto la finanza pubblica alimentata dai fondi dell'Unione Europea, in primo luogo dal recovery, ma anche la capacità di attingere e di far leva su nuove fonti rappresentate dalle banche, dalle fondazioni e dalle stesse imprese. Per far cosa? Per fare cura e manutenzione delle dotazioni esistenti, un elemento diciamo su cui il nostro paese fa fatica, anche se Milano diciamo, è all'avanguardia alla scala nazionale, ma questo è un elemento che va rafforzato. In secondo luogo la realizzazione di nuove infrastrutture, di servizi in funzione dei beni comuni e a servizio della collettività. E poi l'utilizzo di questi fondi come leva e accelerazione degli investimenti privati. Come mettiamo a terra queste idee, questi concetti? Beh, alcuni progetti sono già in movimento e rappresentano piccoli passi, esempi da conseguire in un tempo ravvicinato e riguardano alcune grandi questioni. La prima è senz'altro quella della vulnerabilità e dell'inclusione sociale e quindi mettere al lavoro progetti come quello di piazze aperte, come interventi di riqualificazione delle scuole, come progetti legati all'abitare, che siano capaci di rafforzare le relazioni all'interno della comunità locale. In secondo luogo, cultura, partecipazione e creatività, grandi progetti che riguardano questo segmento, come la BEIC, il Politecnico delle Arti, la rilocalizzazione del laboratorio del Teatro della Scala, 900 più 100, insomma, un pacchetto di progetti rilevanti. E ancora, tutto ciò che riguarda la transizione ambientale, foreste, i nuovi parchi, il parco metropolitano, la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. E ancora, e infine, la mobilità, il passaggio alla piena elettrificazione dei mezzi pubblici, i prolungamenti delle metropolitane, la ciclabilità attraverso il progetto strade aperte. Insomma, è importante, soprattutto in questa fase, accentuare il valore dell'esempio, compiere con decisione i primi passi per indicare una direzione di attraversamento della pandemia e della crisi che essa indurrà, anche accelerando la realizzazione di alcuni progetti che sono in movimento. Grazie. Allora, grazie a Franco Sacchi per questo lavoro che, diciamo, ha cercato anche di fare sintesi tra le tante cose dette nei 12 gruppi di lavoro di cui Sacchi ci ha parlato. Allora, Assessore Maran, con il suo aiuto facciamo anche un passo avanti, nel senso che comunque noi in questa conversazione, in questo ottobre del 2020, siamo anche quasi alla conclusione del mandato di un'amministrazione, è anche un po' tempo di bilanci, ma fare bilanci vuol dire anche guardare al futuro. Allora io direi che tenendo conto di quello che Sacchi ci ha detto, ascoltiamo l'assessore Maran, ma anche in forma di dialogo con Piero Bassetti, che ci aiuta, pochi hanno la capacità di Piero Bassetti e anche l'esperienza per guardare alla Milano che abbiamo alle spalle e insieme ragionare su quella che abbiamo davanti. Cominciamo con Pier Francesco Maran. Grazie, grazie anche ai tanti che hanno contribuito alla prima settimana di lavoro a elaborare poi i temi che ha posto Franco Sacchi prima. Non è una situazione facile per nessuno, non lo è per i cittadini che vivono anche un disorientamento. Noi abbiamo avviato il percorso di fare Milano come pensiero qualche settimana fa, quando sembrava che fossimo in una fase di ripresa dalla prima ondata, e invece entriamo nella fase pubblica di discussione in un momento ancora drammatico, ancora critico, dove abbiamo l'idea che sarà più lunga l'uscita. In questa fase però ragionare sul futuro forse è ancora più importante anche per interpretare il presente. Eppure la scelta di iniziare la mattinata con un dialogo con Piero Bassetti, che è stato il primo presidente della Regione Lombardia, va in questa direzione, perché dentro la fase di cambiamenti c'è un'idea di fondo che tutti quanti noi abbiamo, che non è solo o soprattutto il pubblico a generare il successo di un territorio come il nostro, e questo lo sappiamo, ma dall'altro che forse le istituzioni, così come le abbiamo
impostate e guidate negli ultimi decenni, qualche ripensamento ne hanno bisogno oggi, anche a livello locale. Noi abbiamo sempre raccontato, giustamente, in positivo, l'esempio di una grande collaborazione istituzionale del territorio milanese lombardo di fronte ad alcuni grandi eventi. Pensiamo a Expo, dove la collaborazione comune, regione e governo è sempre stata considerata uno degli elementi essenziali del successo di quell'iniziativa, e in parte quel meccanismo è stato replicato per le Olimpiadi del 2026. Cioè abbiamo sempre pensato che si potesse collaborare proficuamente insieme su alcuni grandi temi strategici, dopodiché, e anche per come erano impostate le cose, ognuno poteva tornare a fare il suo mestiere. Noi ci occupavamo della città, per esempio, se stiamo in tema di trasporti, noi ci occupiamo di metropolitane come comune e la regione si occupa di treni. Noi ci occupiamo di alcuni servizi sociali, la regione si occupa della sanità. Noi dialoghiamo con le altre grandi città e con il mondo. Ad esempio, oggi avremo dei contributi da Parigi e da New York che non sono estemporanei, ma frutto di una collaborazione a lungo termine. La regione di fatto si è occupata sempre dei territori provinciali e mai neanche di Milano, ma oserei dire dei comuni capoluogo. Allora, questo sistema non è detto che fosse giusto nell'ultimo decennio, ma di certo sente, va in sofferenza oggi. Come ne usciamo? Da un lato, sicuramente una criticità è stato il sostanziale fallimento del modello della città metropolitana, che poteva essere una risposta e invece è stato addirittura un depotenziamento rispetto alla provincia. Però noi oggi abbiamo il problema che se prima potevi immaginare una collaborazione su alcune macro tematiche che capitavano quasi a livello quinquennale, oggi le rivoluzioni sono quotidiane. Il mondo della scuola, ci stiamo ponendo il tema di a che orario si va a scuola, ma abbiamo sempre saputo a che orario si andava a scuola, oggi va modificato. Il modo con cui è cambiato il lavoro in un semestre, lo smart working è così accelerato, e questo significa anche riorganizzare il territorio in maniera diversa. Allora, oggi, ed è su questo che coinvolgerei subito Piero Bassetti, sì, esatto, sull'istituzione, ma anche sul tema delle varie scale, perché non solo è stato il primo presidente della regione, ma poi con Glocus e Locus ha posto un tema di globale e locale, su cui, ed è il senso di questa settimana e su cui andrei, si rivoluzionano definitivamente, come in larga parte Bassetti aveva anticipato, le varie scale. Cioè abbiamo la scala di Milano globale, che oggi è un attimo in panchina, ma che deve tornare e tornerà, e Milano, quando si riaprirà il mondo, ha tutte le caratteristiche per tornare a riacquisire il ruolo che aveva prima. Si è riaperta una scala intermedia di territorio a carattere regionale che forse non era così centrale negli ultimi anni per Milano, e abbiamo aggiunto una scala micro, quella del quartiere, che abbiamo sempre ignorato, ma che ha un suo potenziale in un'ottica di economia collaborativa e anche di creazione di posti di lavoro. Bassetti, il ragionamento che fa l'assessore Maran, prende il microfono, contiene un elemento rilevante, mi sembra. Certo. Sì, sì, funziona. Tutto funziona. Un momento. Certo, contiene un elemento rilevante, nel senso che Maran ci dice probabilmente gli assetti istituzionali intorno a noi non rispondono più ai bisogni del tempo in cui viviamo. È così? È proprio così. Più vicino al microfono. È proprio così. Cioè, adesso io non voglio divagare in una questione che è più teorica, cioè è proprio così, perché in realtà l'avvento del globalismo in sostituzione della globalizzazione e del localismo ha cambiato culturalmente, per esempio, i rapporti tra tempo e spazio. Cioè noi, voglio dire, la città amministrava rapporti fondamentali della convivenza, cioè era il luogo dove le relazioni si realizzavano, perché il tempo per realizzarle legato allo spazio consentivano la sua funzione. Oggi invece il rapporto tra il ruolo del tempo e il ruolo dello spazio è cambiato radicalmente, perché tempo diviso spazio uguale velocità. Quando la velocità diventa come la velocità del bit,
assolutamente infinita, è chiaro che il tema della distanza si ridimensiona. Quando per esempio parliamo della città a 15 minuti, sono 15 minuti per il pedone, no? Ma voglio dire, l'automobile in 15 minuti fa una distanza diversa, e non parliamo del computer che in 15 minuti fa tutto il mondo. Quindi allora, quello che diceva Maran, secondo me, e tu hai ripreso, è il centro del problema. Cioè, una volta la città era formata dalle sue funzioni. Si andava in città, a cominciare da quando sono costruite le mura, per essere difesi dall'autocrazia del feudatario. Poi si andava in città perché in città si incontravano le expertise, le competenze, le professioni. La borghesia è nata così, no? Si andava in città perché in città si poteva fruire del tempo del divertimento, della ricreazione. Cioè, si andava in città per fare gli acquisti, eccetera, eccetera. E queste funzioni erano quelle che caratterizzavano la città. Allora, il potere politico e pubblico come le regolava? Le regolava avendo in mano il territorio. Cioè, tutti gli uffici urbanistici erano uffici la cui dimensione di fondo era la cartografia della città. Tanto è vero che io sono un raccoglitore di stampe, le stampe di Milano dicono la storia di Milano. Ecco, oggi purtroppo, per fortuna, non è più così. Oggi non è il controllo del territorio che permette di controllare le funzioni. Se Unicredit decide di chiudere il suo grattacielo e scontare la sua organizzazione sullo smart working, oggi non c'è nessun potere pubblico che in qualche modo glielo può impedire o che gestisce questo tipo di discussione. Allora, io credo che quello che diceva Manà è fondamentale, cioè qui dobbiamo, sulla base della fenomenologia che ci ha descritto così bene Sacchi, no? Capire che il pubblico amministratore, cioè il governante della città, deve cambiare radicalmente il suo approccio alla sua funzione. Cioè, non può più pensare di essere l'ausilio organizzativo della città, che in fondo era il comune, no? Come è stato per secoli il comune, il quale regolava attraverso la cartografia lo sviluppo della città, no? Oggi la città si sviluppa secondo delle... Ha cominciato il Frecciarossa, per dire, a farci incontrare Torino, diciamocelo francamente. È bastato che il Frecciarossa ci fosse tra Milano e Torino, che i rapporti fra Milano e Torino sono cambiati radicalmente. Ecco, è bastato l'impedimento al contatto fisico e la spinta a usare la tecnologia del computer, no? E a fare la call, che i limiti delle dimensioni sono cambiati radicalmente. Prima Maran diceva giustamente che Milano aveva negli ultimi tempi un serio problema di rapporti con New York, con Parigi, col resto del mondo, perché la globalizzazione l'aveva imposto. Ecco, quindi io credo che la vera sfida oggi è quello di come si riorganizza, io direi proprio politicamente, qualcuno potrebbe dire civilmente, no? Il consumo nuovo, la prenotazione, il consumo di territorio, perché la città è un fatto di territorialità. Cioè, noi siamo stati abituati... Certo. Consumo di suolo? Questo, cambiare questo modo, e quindi cambiare il modo di gestione politica del fenomeno città, e quindi il tema delle istituzioni. Ecco, cioè, direi che anche con questo intervento di Bassetti noi abbiamo la conferma che abbiamo capito il problema. Da qui a dire che cosa facciamo, però ce ne corre, Maran.
Primo, dobbiamo concludere questo giro perché abbiamo la nostra scaletta, ma vorrei una battuta. Primo serve alzare la testa, cioè anche chi abita a Milano o chi fa politica a Milano deve avere l'approccio per cui ci interessa e vuole influire su quello che accade fuori Milano come città, perché è sempre Milano, quindi la città metropolitana, ma il tema è molto più vasto. Abbiamo bisogno di cambiare la scala, non possiamo pensare che ai confini comunali di Milano ci sia un cambio di politiche su alcuni temi fondamentali. Secondo passaggio, anche quelle funzioni che non dipendono dalla città in senso stretto, ma che accadono in città, tornano ad essere di interesse. Quindi questa correlazione è molto forte. Io credo che poi capiremo se e come trasformare alcune istituzioni, in primis la città metropolitana, che non risolve il tema della scala, ma almeno è un elemento più grande che già abbiamo. Ma per farlo serve davvero un cambio di approccio e di atteggiamento. In parte l'abbiamo dovuto fare in questi mesi per necessità, ma per la ripresa diventa un cambiamento per opportunità, sapendo che un pezzo sono servizi pubblici, ma l'altro pezzo è un ragionamento su cui Milano è sempre stata, cioè c'è sempre stata una costituzione materiale dove quando acquisiamo una direzione, poi anche i soggetti privati si adeguano naturalmente se la condividono. E anche il tema dello smart working non va visto come un nemico, ma come un elemento da gestire e da coinvolgere in un processo nuovo che magari toglie anche alcuni decongestionamenti, criticità e costi eccessivi dell'ambito urbano. Bassetti, una battuta finale, il tempo è tiranno, siamo in conclusione, poi anche se sa chi vuole aggiungere qualcosa lo fa. Questo equilibrio tra privato e pubblico che ora Marana ricordava, che in fondo è la storia di Milano e ne rappresenta anche, almeno a mio giudizio, uno degli elementi, se non l'elemento in assoluto più virtuoso, almeno se per la storia di Milano intendiamo quella del Novecento, e anche tenendo conto di una parola che Bassetti poco fa ha pronunciato, che per una lunga parte nel dibattito italiano è stata una parola eretica e che invece Bassetti ha utilizzato, a mio avviso giustamente, con orgoglio, e cioè borghesia, ma noi siamo ancora accettabilmente sicuri che ve ne è ancora traccia di una borghesia milanese? No, purtroppo no, ma però non ce ne sarebbe bisogno, perché questo è interessante. Voglio dire, la borghesia contiene l'etimo di borgo, quindi oggi proprio una sfida politica, ma l'altra sfida drammatica è la rappresentanza. Qual è l'elettorato di Milano oggi? Cioè, voglio dire, tenendo presente che tra mobilità e democrazia c'è un terribile problema di come si organizza il demos. Quindi oggi, appunto, la città, la modifica della città coinvolge la modifica della società. Per esempio, perché il virus ha messo in crisi la città? Perché ha messo in crisi la società. Cioè, voglio dire, se tu hai paura di sopravvivere, è chiaro che ti comporti in modo, nelle relazioni, in modo completamente diverso. Non c'è più barba di ordine professionale che ti spinge a comportarti socialmente in un certo modo. E lo stesso in termini di istituzioni e di potere. Quindi la sfida è la città, come sempre, propone una sfida all'organizzazione sociale di una società. Esatto, grazie a Piero Bassetti, all'assessore Mann, grazie a Franco Sacchi per PIM, per avere da un lato coordinato i lavori sulla Milatropoli dei quartieri nella passata settimana, e grazie per avere qui portato all'attenzione di tutti noi i temi emersi nei lavori. Noi proseguiamo nella nostra cavalcata mattutina, abbiamo un contributo straordinario perché viene dall'estero e questo ci aiuta a guardare a tutto quello di cui discutiamo anche con una prospettiva internazionale. Lo ascoltiamo, è di Jeanette Sadiq Khan, scrittrice nota che molti di voi conosceranno, e per chi non la conosce vale la pena provare a farlo a partire da stamattina, principal di Bloomberg Associates, e la sentiamo subito. Buongiorno, I'm Jeanette Sadiq Khan, a principal with Bloomberg Associates.
I also served as transportation commissioner under Mike Bloomberg when we built 650 kilometers of bike lanes in 6 years and built 60 plazas, improved bus service for millions of people, and created the safest streets with the lowest traffic deaths in New York City history. We worked hard to reimagine and reclaim our streets as places for people, like here in Times Square. Of course, everything changed when COVID silenced our streets. When you see a street without people in it, it looks nothing like a street and nothing like a city. This was visible in places like Barcelona. It was visible in places like Chicago. It was visible in Milan, which was one of the first cities hit by the pandemic. In some ways, cities never really shut down. Essential workers still needed to reach jobs, and people still needed to shop for food and supplies. And the first thing a lot of cities did was to reopen their streets, like in Milan. Once the pandemic hit, we helped the team in Milan under Mayor Sala convert their Piazza program into a street transformation program, creating 34 kilometers of city streets for people to walk and bike and take transit safely. In Paris, Mayor Hidalgo turned the Rue de Rivoli into a car-free corridor and announced that she was going to put down 400 miles of bike lane. While in London, Mayor Sadiq Khan made huge swaths of central London car-free. And it wasn't just Europe. Bogota expanded cycling and pedestrian space within weeks of the pandemic hitting. While in Auckland, the city widened downtown sidewalks and built dedicated bike lanes while the streets were empty. And more than 50 American cities have launched car-free streets like this one here in Oakland, California. Cities are reclaiming parking for restaurants, like here in Via Mezzo, opening the city to new possibilities over the summer, reclaiming medians from parked cars for people to enjoy safe outdoor activity. In New York City, over 10,000 restaurants set up outdoor dining areas, taking over 15,000 parking spaces. And they created 85 car-free streets, which have been a lifeline for restaurants and residents. And we're seeing this happening all over. These changes brought millions of people into the street, and it wasn't just a summer romance. They are a first draft of what cities can look like during the recovery and beyond. Car traffic is already returning and reoccupying city streets. It's almost back to the levels it was before COVID hit. And people will be justifiably upset if after months of lockdown and economic dislocation and civil unrest, we made things worse with a car-focused recovery. We can bring back our cities without bringing back all the traffic fatalities, death from pollution, and climate change problems that we had before. Because the pandemic isn't over, and we're facing a lot of challenges. And winter is coming. And winter doesn't have to be the final word, the last word on street life and the new outdoor economy. European cities stay open year round, providing blankets and heat lamps to keep sidewalks and terraces warm for customers. And we're seeing new experimentation all over the world, from designs in Chicago and New York City to Amsterdam. Cities are getting creative with small enclosures that can be easily adapted to city streets. Necessity brings out creativity and innovation, and it can bring out the best in our cities and our streets, like here in Durgano, reclaiming the street from cars
and giving it back to residents and their children and caregivers. It's a simple thing, but it can be one of the most important things that a city does. And this has been happening all over the city over the last 2 years as part of the Piazza Aperte program. Like here in the Nolo neighborhood, these 20 projects have reclaimed 200,000 square meters of new public space, an area that's larger than the Piazza del Duomo, an incredible accomplishment and legacy for Mayor Sala. You can see the transformation not only in the street itself, but in the eyes of the kids who play here and the residents of all ages and all genders. I saw it firsthand in the face of this young girl last year, showing what's possible when we build inclusive streets. The road to recovery runs along our streets, and the actions being taken here and around the world aren't just emergency actions. They are strategies for a long-term economic recovery that will define the way our cities look and feel and function for decades to come. So congratulations to Mayor Sala and his incredible team for inspiring cities around the world and showing what's possible when you reimagine your street. Ci siamo. Dunque, ci raggiungerà con un collegamento presto, credo e spero, la rettrice della Università Milano Bicocca, Giovanna Iannantuoni, ma in ogni caso noi però abbiamo già qua, e così entriamo in uno dei punti del nostro dibattito, abbiamo già qua Federico Parolotto. Signor parte di Mobility in Chain e l'assessore Marco Granelli, assessore alla mobilità e ai lavori pubblici del Comune di Milano. Noi abbiamo immaginato questa mattinata suddivisa in tre blocchi di discussione, il primo dei quali riprende proprio il tema della metropoli dei quartieri, vi abbiamo fatto in qualche modo cenno poco fa, tema molto rilevante anche alla luce non solo dei discorsi che abbiamo ascoltato stamattina, ma anche alla luce del fatto che uno dei temi, assessore Granelli, che un po' tutte le grandi città del mondo stanno cercando di affrontare è quello di fare in modo che la periferia, chiamiamola così, non perda il contatto con il centro e che non si finisca per avere due città nelle quali la vita si svolge in condizioni molto diverse. Ora è vero che questo è un anno di grande trasformazione e quindi probabilmente anche i concetti di centro e periferia entrano in una dimensione nuova, però su questo tema della Milano dei quartieri si è lavorato molto nei giorni scorsi nel preparare questo appuntamento di Fare Milano, ma ci si è lavorato anche in tutti questi anni di amministrazione. Ora, lei che viene dall'esperienza della Giunta di questi anni ci aiuta a entrare un po' in questa partita di Milano e dei suoi quartieri, tutti diversi, con le loro storie, anche antiche in molti casi, ma insomma un po' di qualche spunto per iniziare la nostra discussione. Grazie intanto e grazie anche a tutti quelli che hanno partecipato ai tavoli per la ricchezza degli stimoli che ci hanno dato ancora. Certo, i quartieri, io ho l'immagine della cerniera, ecco, i quartieri diciamo che sono fuori dalla cerchia della 90-91 e i primi comuni attorno a Milano sono un po' la zona cerniera, una zona fondamentale, e cerniera vuol dire la connettività, vuol dire l'incrociare, e tutti questi hanno delle identità. Parlavamo di piazze anche nella relazione di Sacchi all'inizio, le piazze, i luoghi. Questa è una caratteristica di questi quartieri e dei comuni e del modo di vivere. Piazze vuol dire luoghi dove non solo si passa e ci si muove, ma dove si vive, dove si sta insieme, dove si è vicini ai luoghi dell'abitare, ma anche ai luoghi dei servizi. Quindi
questa ottica è importantissima e la cura di questi spazi è importante, perché la cura, quindi già dicevamo e qualcuno ci richiamava nei tavoli, la manutenzione di quello che abbiamo, quindi la cura di questi spazi. E poi la mobilità, che in queste ore, in questi giorni è stata un po' una delle principali incriminate in questo dibattito sul virus, però è il modo di essere di tutti noi tutti i giorni, nonostante ci sia lo smart working, nonostante ci siano tante cose, ma un po' di mobilità ce l'abbiamo tutti e comunque. E allora in questi luoghi c'è molta mobilità e abbiamo bisogno di valorizzare e cambiare. È accaduta in questi ultimi due anni una prima grande riforma, quella del sistema tarifario unico, che ha coinvolto 4 milioni e mezzo di cittadini, più di 200 comuni, che ha messo insieme Milano e la città metropolitana, ma anche Monza e Brianza ed altri luoghi. Ecco, questo è stato uno dei segni che dobbiamo riprendere e accelerare se abbiamo bisogno di lavorare bene su questa mobilità, che è una mobilità che valorizza i luoghi, e citavo le piazze per quello, e valorizza le connessioni. E le connessioni sono anche la grande connessione, che sono le metropolitane, le metrotranvie, i bus veloci, ma anche la ciclabile, il piccolo percorso ciclabile che ti permette di connettere e di integrare l'intermodalità, quindi dalla metropolitana alla ferrovia suburbana, che ti permette di fare tanti chilometri in pochi minuti, a quello che è anche invece la ciclabilità, la mobilità lenta, anche la micromobilità elettrica degli ultimi mesi, che permette di collegarsi bene. E in un territorio così particolare dobbiamo integrare queste diverse modalità con quella che è sempre stata la modalità classica che noi avevamo, che era quella dell'auto. E qui sta la sfida, allora, riuscire a dire come questi luoghi non diventano luoghi solo di passaggio, ma il passaggio deve essere anche un luogo dove, mentre ti scambi, ti incontri e vivi, e quindi le piazze, ma nello stesso tempo una mobilità che ti aiuta ad essere più a dimensione umana e a connettere la piccola con la grande. Allora, Assessore, intanto grazie. Prima di arrivare a Federico Parolotto, però, dovremmo avere collegata Michela Palestra, che è sindaco di Arese e anche presidente del Parco Agricolo Sud. Sindaco, buongiorno, spero lei mi senta. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. E credo che abbiamo anche Maria Chiara Pastore del Politecnico di Milano. Ah, Maria Chiara, buongiorno, eccola qua. Sindaco, non so se ha sentito le parole dell'assessore Granelli, però su questo tema, diciamo, della Milano dei quartieri, il punto di vista suo, sia di sindaco di una delle città che sono immediatamente fuori dai confini del Comune di Milano, ma anche come presidente del Parco Agricolo Sud, che è uno dei grandi punti di sovrapposizione istituzionale tra le competenze dei comuni e però una realtà come quella del parco, che inevitabilmente coinvolge soggetti istituzionalmente diversi e sovrapposti, anche tornando al ragionamento che faceva Bassetti, secondo cui la geografia non è più capace di spiegarci tutto. Ci aiuti col suo punto di vista. Sono stati lanciati dei concetti chiave già in questa meno di un'ora di lavoro. E io credo che per tornare al ruolo degli amministratori bisogna avere il coraggio di scommettere e sia come sindaco sia come presidente del Parco Agricolo vi dico che ci stiamo provando, le cose stanno andando molto velocemente. Allora, provo prima a esprimere il parere di sindaco di un comune di cintura, quindi direttamente confinante con Milano, ma che soffre una connessione molto fragile con il trasporto pubblico, primo elemento della mobilità e primo elemento, come citato dall'assessore Granelli, su cui bisogna lavorare e investire. Arese non è un luogo che soffre solo di una bassa connessione con Milano. Arese rappresenta una, insieme ai comuni coinvolti nel ripensamento dell'area ex Alfa, uno dei quattro comuni che vede ed è da tempo investito da
una trasformazione dell'area, quella dell'area ex Alfa Romeo di 1.000.000 metri quadri circa, che deve essere rimessa a disposizione con servizi, attività ovviamente che partono dal privato, perché quello è un luogo privato, ma che determinano la possibilità di servizi pubblici. Ed è per questo che una spinta, una connessione forte, rapida, efficace ed efficiente con quello che è appena fuori Milano, per noi è un elemento imprescindibile e determina anche però una opportunità e una necessità, avendo fra noi e Milano anche un'area che è protagonista di un'altra grande trasformazione come l'area di Mind, ex Expo, come luogo che genera opportunità e genera connessione. Quindi bisogna avere il coraggio di scommettere su quello che è la sfida che per Francesco Maran lanciava, il fatto che Milano deve essere pronta a rideterminare appena possibile una corsa su cui si è fermata solo a causa del Covid. Quindi tutto quello che è l'interesse, l'internazionalizzazione, l'investimento che ha fatto di Milano un protagonismo della dinamica dell'economia degli ultimi tempi deve essere pronto, e lavorare come amministratori su quello che è la mobilità e determinare opportunità anche grazie ai servizi, in primo luogo le connessioni credo che sia uno degli elementi centrali. Grazie Sindaco. E quindi guardare avanti e provare a anticipare anche alcuni elementi, e la mobilità è sicuramente l'elemento centrale. Dall'altra parte, sempre in questa contrapposizione quasi locale e globale, come presidente del Parco Agricolo, credo che ci sia un altro elemento di grande scommessa, che è quello del coraggio di cambiare, cui facevo riferimento prima, che un po' attiene alla comprensione e la capacità di conoscere e di riscoprire quelle che sono le possibilità. Franco Sacchi parlava e annoverava questi temi all'interno della transizione ambientale. Noi abbiamo due grandi scommesse, almeno due grandi scommesse, quelle di un parco metropolitano che quindi faccia riflettere e cambiare l'approccio delle persone nel rapporto città verde e nel caso anche del parco agricolo campagna. Dall'altra parte questa riscoperta e quindi questa rimettere al centro con questo acceleratore che è stato al Covid, la sostenibilità, la possibilità di avere declinato il tema della salute in termini di consumo, in termini di fruizione dei servizi, che ha anche molto a che fare con quella dimensione della metropoli di quartiere, cioè la prossimità, ci deve fare conoscere, sfruttare, scoprire quelle realtà alle porte della città o a volte anche dentro la città. Quindi quando parliamo di agricoltura, nell'immaginario delle persone, della più parte delle persone, è un qualcosa di distante dalla città. Per Milano questo non è vero. La realtà agricola è una realtà che si innesta nella realtà della città, sicuramente questo vale per tutta l'area del sud. Non è solo da intendere come un servizio che produce, che quindi genera prodotti alimentari. Ma quando si parla di servizi a tutto tondo, bisogna immaginarsi che queste realtà agricole producono, vendono elementi e prodotti di grande qualità, restituiscono servizi che hanno a che fare anche con la ristorazione, a volte anche con l'ospitalità. Quindi nella riscoperta e nel lanciare scommesse della nostra città intesa come grande Milano, con la città metropolitana non può per me essere diversamente, bisogna rimettere al centro la possibilità di quella conoscenza di prossimità, quindi con quelle strutture verdi e blu che citava anche Franco Sacchi, e con quell'idea che la qualità, la sostenibilità, la qualità del cibo è una realtà vicina a noi. Allora, ruolo degli amministratori, bisogna che sia esercitato proprio nel lanciare sfide, non aspettare che i cambiamenti travolgano, ma esercitare una visione, una scommessa e vincere quella resistenza a volte
palpabile, come è stato per la trasformazione delle nostre piazze di Milano, in opportunità. Grazie, bisogna sindaco. Avere il coraggio di andare avanti. Chiarissimo. Bisogna avere il coraggio di raccogliere queste sfide. Torniamo da lei tra poco. Vorrei andare un momento a Maria Chiara Pastore, perché il sindaco di Arese ha usato due volte la parola coraggio, quasi come a ricordare a tutti quanti che dovremmo fare di più e meglio, e invece, e quindi, siccome lei qui rappresenta la comunità scientifica, che alla fine, diciamo così, la comunità scientifica del sapere, che alla fine è comunque chiamata a generare le idee, se no cosa ci sta a fare, verrebbe da dire, e anche ad aiutarci a guardare nel futuro. Il fatto che il sindaco abbia due volte fatto questo richiamo mi incuriosisce. Siamo così deficitari di coraggio? Forse un po' sì. Allora, grazie. Secondo me abbiamo, io lavoro ad un progetto che riguarda il verde e parto da questo progetto per parlare della parola coraggio. Da 2 anni insieme al Parco Nord, al Parco Sud, alla città metropolitana e al Comune di Milano lavoriamo al progetto Forestami per piantare alberi all'interno dei 133 comuni, e abbiamo bisogno di coraggio, quindi riprendo quello che dice Michela e vi racconto questo perché abbiamo bisogno di coraggio, perché ogni volta che diciamo che piantiamo un albero la comunità è molto contenta, nel momento in cui diciamo lo piantiamo sotto casa vostra, allora la gente comincia a dire, credo che l'assessore Granelli conosca bene il feeling, ma anche Michela, quando veramente arriviamo a dire lo piantiamo qua, togliamo un parcheggio, lo piantiamo lì, ci sarà un po' di foglie che cadono, allora le persone cominciano a spaventarsi perché cambia lo status quo, cambia il nostro modo di vivere quotidiano, modifica leggermente la nostra vita. Non voglio interromperla, ma in realtà lo faccio. Cioè, lei ci sta dicendo, perché non è che possiamo far passare tutto in cavalleria, che siamo arrivati a un punto nel quale riusciamo a spaventarci collettivamente e individualmente di fronte all'idea di piantare degli alberi. No, ma lo dico solo allora, perché c'è un bellissimo libro che si chiama, scritto da Francis Allais, che si chiama Ci vuole un albero per salvare la città, che invito tutti a leggere, un libricino molto piccolo, che racconta proprio dell'esperienza, in questo caso della pubblica amministrazione, della importanza del piantare gli alberi, ne racconta i motivi, ma dall'altra di come sia difficile passare da che belli sono gli alberi a oh mamma mia, l'albero sotto casa, ho paura delle radici, ho paura di tutto quello che un essere vivente fa al nostro vivere quotidiano. E per questo io penso che ci voglia coraggio proprio per cambiare e se guardiamo in realtà quanto, ad esempio subito dopo l'esperienza del Covid, abbiamo avuto necessità di ritornare dei parchi, di entrare in contatto, ci sono numeri che ci raccontano di qualsiasi tipo di turismo che c'è stato all'interno delle nostre, nei nostri confini nazionali, di contatto con la natura, allora forse dobbiamo ripensare anche al modo di riportare la natura nelle nostre città con un po' di coraggio. Una battuta al volo, poi sentiamo Parolotto. Guardando a Milano nella sua idea larga, quindi metropolitana, stiamo piantando abbastanza alberi? Noi dobbiamo fare molto di più, stiamo cercando di aumentare e abbiamo una sfida importante, 3 milioni entro il 2030. Dobbiamo fare molto di più, ma quello che abbiamo fatto sin qui è pessimo? O ce no, la no, stiamo... no. Ecco. Allora, si dice un albero alla volta. Questo è un messaggio molto importante. Un albero alla volta, perché un albero genera cambiamento, aumenta migliora la qualità dell'aria, migliora la qualità della vita, migliora il benessere. Quindi ogni albero che mettiamo a dimora veramente ci permette di costruire una speranza e soprattutto il futuro. Questo è importante perché andiamo, e questo lo voglio dire, non lo facciamo per oggi, lo facciamo per i prossimi anni. Messa sul piano degli alberi e paragonandoci a città di dimensioni analoghe, caratteristiche analoghe, come siamo in classifica? Allora, la città metropolitana ha una tree canopy cover, che è una superficie fogliante, quindi abbiamo calcolato quanto sono le superfici di tutte le foglie, è il 16%. Le città che hanno una buona tree canopy cover sono intorno a 20, 22, 25%. Quindi, assessore, c'è da lavorare. C'è
C'è da lavorare e soprattutto in maniera diffusa, perché è importante, e giustamente la sindaca citava tutti i grandi, la grande rete dei parchi, ma c'è da lavorare anche nel tessuto più denso della città, cioè dove magari non riesci a mettere 100 alberi, ma riuscire in una strada a mettere 10 alberi, appunto intercalandoli con la sosta, vuol dire aver cambiato il volto di quella strada dal punto di vista dello stare bene e anche dal punto di vista ambientale, perché ci permette di abbattere le isole di calore. Chiarissimo. Allora, intanto abbiamo capito che abbiamo una battaglia sugli alberi da fare, però non credo che lei abbia solo alberi nel... No, sono alberi, arbusti e... Sì. Ci sono anche tanti altri temi. Io vorrei intanto coinvolgere Federico Parolotto in questa città di Milano dei quartieri. Abbiamo toccato un tema fascinoso che non è il suo, così con lei ne prendiamo un altro, prego. Sì, io mi occupo, una società che si occupa di pianificazione dei trasporti, rappresento un po' la parte privata, se vogliamo, del mondo della pianificazione dei trasporti. La prima cosa che volevo dire è che vorrei congratularmi con l'assessore e con la giunta di Milano in generale, perché credo che durante l'emergenza Covid ci sia stata non solo la risposta giusta, ma anche la risposta nei tempi giusti, nel senso che c'è stato un tempo di reazione così stretto, no, rispetto al tema del cambiamento provocato dalla crisi, dalle opportunità che emergevano, che ha anche consentito di mettere Milano all'interno della comunità internazionale delle eccellenze, cose che per molte ragioni la vedevano assente. Ricordo che spesso leggevo studi su congestion charge eccetera, e si citava sempre Londra, si citava sempre Singapore, si citava sempre Stoccolma, e chissà perché non si citava mai Milano. Quindi ci aiuti anche a individuare quali sono, diciamo così, i punti centrali che in questo incredibile anno che stiamo vivendo sono stati oggetto di cambiamenti importanti? Beh, la prima cosa, i grandi temi sono sostanzialmente tre, ne abbiamo parlato, il cambiamento degli orari, lo smart working, però secondo me la cosa interessante che abbiamo fatto qua è stato quello di portare al centro del dibattito la ridistribuzione spaziale. Noi abbiamo un disperato bisogno di ridistribuire spazialmente Milano. Milano ha una risorsa enorme di spazio che è tutta destinata all'automobile. Un po' di cose, no, sono state fatte in questi tempi, e qui adesso intervengo come privato cittadino, e siamo molto contenti che siano state fatte, ma noi vogliamo molto di più. Vogliamo una visione trasformativa reale che porti con sé una ridistribuzione spaziale radicale, che consenta di immaginarsi di piantumare molti più alberi e di garantire una rete ciclabile ma anche pedonale. Ribadisco, perché i pedoni, non tutti sono quel caschetto in bici, ci sono un sacco di anziani, dobbiamo ridare pedonalità, relazioni dirette agli attraversamenti pedonali, semaforizzazioni sicure, rallentamenti del traffico. Questo secondo me è l'aspetto centrale che dobbiamo perseguire. Perdiamo un minuto su questo ridare pedonalità, perché detta così, bene, come, che potrebbe un po' assomigliare a dire dovremmo essere tutti più buoni, molto bene, auspicabile, dopodiché... Ci perde qualche momento. Sì, una cosa lo prendo come esempio, una cosa che mi ha sempre colpito come cittadino è che se andavo in Corso Buenos Aires ed ero sul lato sbagliato della strada era inattraversabile. No, era inattraversabile, io dovevo fare un giro, una circumnavigazione di tutta la piazza. Se arrivavo, arrivo in Loreto, adesso fra l'altro un progetto anche questo all'interno del C40 del rilancio della città, io sono costretto a circumnavigare la piazza, oppure a prendere le scale e a scendere, invece di avere delle correnti, delle relazioni dirette. Questo processo di riconnessione della mobilità dolce è un concetto fondamentale. Cioè, come dire, scusi, lo dico da ignorante, come dire, i movimenti dei pedoni, assessore, sono subordinati a quello del traffico delle automobili. Comandano i mezzi a motore e i pedoni si adeguano. È la legacy della vecchia città, no? Okay. Ma anche nelle fasizzazioni semaforiche. Io di questo volevo dire, quindi lancio una richiesta a questo comune. Questo non può venire che da Milano, che non può venire da Milano perché Milano ha, diciamo, i contenuti culturali
e anche, mi verrebbe da dire, i cittadini che consentono di farlo, perché è vero che nessuno vuole l'albero sotto casa, però è anche vero che attraverso questi processi incrementali abbiamo fatto emergere un consenso dietro una cosa che non c'era. Cioè noi abbiamo fatto, come dire, nel momento in cui ho messo la ciclabile, faccio Carissimo. Quello che chiamo l'induced demand. Senta, porto un bisogno superficie. Questo tema che adesso lei solleva, poi voglio sentire l'assessore e anche il sindaco, però vorrei tornare un attimo dalla professoressa Pastore, perché diceva adesso Parolotto, la gente un po' si scoccia all'inizio quando fai una cosa, poi però vale anche per gli alberi, cioè quando poi l'albero c'è, nel il consenso si crea. Sì, 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 assolutamente sì. Quindi noi dobbiamo essere il motore del cambiamento, perché io immagino che ci sono tantissime iniziative che il Comune di Milano in questo ha fatto, io penso anche le piazze aperte, è proprio l'idea o gli spazi a 30 chilometri all'ora. Questi sono tutti modi per pensare, far vedere proprio alla città che cosa può esserci di nuovo, dopodiché le persone si affezionano immediatamente se c'è un cambiamento positivo e quindi è immediato. Gli alberi sono qualcosa poi a cui la gente si affeziona. Questo ci riporta, Granelli, e lo chiedo anche al sindaco di Arese, ma cominciamo da Granelli, al tema del coraggio, e cioè che alla fine nella mobilità, nel rimettere i pedoni al centro della città, come nel piantare gli alberi, alla fine l'incoraggiamento che ci viene da questa nostra discussione è che alla fine bisogna fare. Certo, certo, è verissimo, bisogna avere la forza di mettere in strada, ma voi se pensate proprio a un nuovo equilibrio, quello che si diceva, un nuovo equilibrio degli spazi della strada. In Corso Buenos Aires, se voi vi mettete a contare, noi l'abbiamo fatto con le telecamerine, le persone che passano a piedi, in bici, in auto, eccetera, il 40% sono persone che camminano, 40%, quasi la metà di chi si muove lì. E quindi è verissimo lo spostare. E poi è vero che i cittadini, quando dai delle opportunità, le utilizzano. Oggi in Corso Buenos Aires ci sono 10.000 persone che passano in bici ogni giorno e dei veicoli che si muovono, tranne i piedi, ma quelli che si muovono o con le ruote, diciamo le due o le quattro, eccetera, le bici sono tra il 20 e il 25%. Un anno fa faticavano ad essere l'8%. Questo vuol dire che quando dai delle opportunità, col coraggio, con un equilibrio, ma la gente le utilizza. E questo certamente Piazzale Loreto, Buenos Aires, ma stiamo cercando quel concetto di attraversamenti pedonali anche nelle piazze dei nostri quartieri. Cito Piazza Ovidio al Forlanini, oppure Piazza Bausan alla Bovisa, dove c'erano delle piazze con degli spazi enormi al centro senza nessun attraversamento pedonale, quindi voleva dire negati, tolti ai cittadini, e non solo in quelli forse più conosciuti, ma nelle piazze dei nostri quartieri. Adesso stiamo cercando di mettere passaggi pedonali, perché quelli che abitano lì ce l'hanno chiesto, è vero, dobbiamo farlo con più decisione. Esatto. E velocemente. Prego, prego, sentiamo Parolotto, poi voglio chiedere una cosa al sindaco di Arese. Prego. Sì, volevo aggiungere due cose. Una, che siamo d'accordo su questo, però come cittadini, mi pongo, diciamo, fuori dalla politica, la strada è tracciata e si percepisce perché la città è cambiata, anche se vado nel tratto basso di Corso Sempione, però vogliamo più velocità e una visione trasformativa strutturata che arriva adesso col Covid, e può solo arrivare da Milano questa visione trasformativa, e questa visione trasformativa deve continuare a tenere Milano al centro del dibattito internazionale. Questo secondo me è la sfida centrale dei prossimi paio d'anni, in cui di fatto staremo col Covid. Poi volevo aggiungere un'ultima cosa riguardo a quello che ha detto la sindaco Fontana, poi concludo. L'altra cosa è che mi è capitato di conoscere la Fontana, io trovo sia un ottimo sindaco, e ha fatto una battaglia fondamentale, che è quella per il trasporto pubblico, perché l'ultima cosa che volevo dire era che non dobbiamo dimenticarci che noi dentro Milano siamo in un ambito di privilegio. Cioè abbiamo una linea sottile in cui uno può decidere se andare a piedi, in bici, in auto, in trasporto pubblico, i sistemi di sharing. Qui siamo in un grado di libertà straordinario, è un ambito di privilegio. Ed è quello l'altro tema centrale. Noi non dobbiamo limitarci a pensare solo a Milano, intesa come questa linea sottile del privilegio. Giusto, infatti io è per questo che vorrei coinvolgere il sindaco di Arese. Senta sindaco, ma in questo senso,
prendendo anche questo ragionamento che ora faceva Parolotto, ma aggiungendone un altro. Milano è per i comuni immediatamente vicini ai confini milanesi, diciamo, riesce ad essere un modello di stimolo per cui qualcosa che a un certo punto si mette in moto, ad esempio nel suo comune, diciamo, visto a Milano, allora adesso facciamola anche qua, facciamola semplice. Ma sicuramente il tema sono spesso modelli non riproducibili, per cui per dimensioni. In questo momento l'esempio di Milano, che spinge fortemente sulla ciclabilità, che spinge fortemente sull'occupazione degli spazi, la restituzione ai cittadini di questi spazi, sono esempi evidenti che si può fare pur considerando che le nostre dimensioni, io sono in un comune di 19.000 abitanti, hanno delle peculiarità e delle differenze che sono evidenti. Ma quello che emerge nel momento in cui, banalmente, la bici, la ciclabilità, se non ragioniamo sulle connessioni non solo dentro Milano ma con quello che sta accanto a Milano, sono elementi determinanti che cambiano fortemente la vita anche dei nostri cittadini. Cioè noi, al di là del momento specifico, abbiamo una percentuale di abitanti che va verso Milano a lavorare. Dare scelta, immaginare che possa essere anche la ciclabilità un'alternativa, magari non per tutti, ma per qualcuno sì, un collegamento efficace anche per arrivare ai nodi di interscambio. Non solo Milano esempio, ma diventa rete con cui costruire queste infrastrutture sostenibili che possano cambiare, avere un impatto reale sulla vita di tutti noi. Quindi creare alternative e pensarle non solo dentro i confini di Milano, ma in un'ottica più globale. E questo è un compito anche nostro, agganciarci a questa trasformazione e dialogare fra comuni più piccoli e con Milano per fare in modo che queste reti siano condivise. Uno degli obiettivi chiesti per l'utilizzo del recovery da Città Metropolitana è un biciplan, quindi una dimensione metropolitana della rete ciclabile, forse è un primo esempio. La vivibilità delle piazze è un altro esempio, e riappropriarsi dei luoghi in cui si vive. Per noi è difficile parlare a volte di quartieri e di servizi a 15 minuti, parliamo magari più di cittadine a 15 minuti, ma l'esempio è quello, e più se ne parla, più si innesta un cambiamento culturale che, da cui vogliamo essere travolti, quindi la risposta è sinergia, non certo antagonismo. Grazie Sindaco. Intanto chiedo se noi abbiamo recuperato il collegamento con la rettrice Ianna Antuoni, perché allora tra pochi minuti la coinvolgiamo, quindi andiamo alla conclusione del nostro primo momento di discussione, e io vorrei fare un ultimo giro con tutti voi. Intanto vorrei cominciare dalla professoressa Pastore dicendole questo: senta, questo tema del verde che lei ha sollevato su Milano, si riesce a fare un ragionamento che tenga conto dell'intera area metropolitana e quindi a fare in modo che tutto questo accada, penso più ai comuni della parte nord che non quelli della parte sud? Io sono lodigiano, insomma, diciamo che la zona sud di Milano ha un po' più di confidenza col verde che non la zona nord, anche per ragioni storiche, di insediamenti industriali e così via. Questo percorso vale anche da Milano verso nord? Sì, allora mi ricollego a quello che ha detto Michela Palestra parlando di sinergia. Noi abbiamo fatto un lavoro di studio di quello che era la città metropolitana a nord, ovviamente urbanizzato, a sud il parco agricolo, ma perdita di biodiversità. Mentre a nord abbiamo poche superfici permeabili. Abbiamo studiato quali fossero i 1000 modi per fare messe a dimora, e abbiamo preso in considerazione le cave, le bonifiche, edifici dismessi, siepi e filari. C'è un sacco di spazio. C'è un sacco di spazio, e questo è il cambiamento, la necessità. E rispetto anche al discorso della mobilità, ovviamente tutte le superfici che sono quelle che accompagnano le strade, che sono nei parcheggi, adesso
Io ricordo sempre ad Assago, dove c'è la sede di CAP, io sono andata un giorno, il 24 di luglio c'erano 40 gradi, quei quattro alberi che erano stati piantati, tutte le auto erano sotto a cercare un filo d'ombra. Quindi la sinergia tra quello che sono la mobilità, gli spazi di sosta, un ripensamento dei spazi di sosta e gli alberi, ad esempio, diventa fondamentale, perché ci permette effettivamente di ripensare una città che non è una città solo per le macchine, ma dove la sfera vegetale comincia a entrare in maniera strutturale e le persone poi possono trovare uno spazio di sosta anche loro. A suo giudizio, questo ripensamento cui siamo costretti per cause esogene, ma vorrei anche ricordare che quasi tutti i cambiamenti rilevanti della storia sono intervenuti per fattori esogeni, perché così funziona la storia, e quindi questo ripensamento della nostra organizzazione, del lavoro, della socialità, di tutto il resto, qui questo anno molto particolare e drammatico per molti versi ci costringe, a suo giudizio creano più opportunità per fare quello di cui lei ci parla? Io credo che le persone abbiano voglia di prendersi cura degli spazi. Questa idea per cui le persone effettivamente si possono permettere di ripensare in prima persona la città, questa è una sfida fondamentale che noi abbiamo davanti. Non pensare più che sia solo il pubblico ad occuparsi degli spazi, ma tutte le persone insieme. E di nuovo la parola sinergia diventa fondamentale. Ognuno di noi deve fare qualcosa, che sia segnalare. Ci sono progetti ambientali, ma proprio anche l'immaginare la propria città, chiedere che la propria città e accettare che poi la città dia delle risposte e che queste risposte sono effettivamente pensate per un bene comune. Quindi secondo me sì. Grazie. Parolotto, se dovessimo scegliere, tanto grazie perché ha toccato quel punto dei pedoni, ma insomma, se dovessimo scegliere quello che a suo giudizio è, sotto il profilo della mobilità, quella che è la sfida a cui dedicare il massimo delle energie degli anni che abbiamo immediatamente davanti, non dico della Milano del 2100 di cui se ne occuperanno quelli che ci saranno, noi con molta simpatia verso tutti non avremo molte chance di occuparcene, però invece occupiamoci di quella del 2030, qual è secondo lei il punto centrale? No, infatti, secondo cosa, il fatto che noi non saremo noi ma sarà qualcun altro è molto importante, perché questo qualcun altro con tutta probabilità avrà valori psicoattitudinali, sociologici completamente diversi, e quindi quel set valoriale che secondo me sta già un po' emergendo sarà una componente fondamentale. Ad esempio io trovo che con l'evidente relazione cura del corpo, spostamento, attività fisica che sta emergendo, lo spostamento come possibilità anche di well-being e di fare quella parte di mobilità che sarà di fatto necessaria, tanto quanto è stato necessario togliere le sigarette dalla nostra vita quotidiana, costituisce a mio modo di vedere un'enorme potenzialità per il futuro. Spostamenti a piedi o in bici che adesso sembrano inaccettabili, quel talebano della bicicletta che a una presentazione ti viene a urlare facciamo 10-12 km tutto il giorno, ma è solo lui, è molto probabile che in un futuro non lontano sia un numero molto più ampio di persone. Quindi se dovessi scommettere su un futuro che è incerto, non sappiamo cosa può succedere, 15 anni non c'era l'iPhone, quindi tutti i sistemi peer-to-peer di sharing non esistevano, erano completamente fuori dal dibattito. Il tema della driverless per esempio era completamente assente, paradossalmente sta ritornando ad essere assente perché sembra una via troppo impervia per essere. Quindi se dovessi centrare nel futuro, io direi no grandi infrastrutture, no nuove strade, riorganizzazione potentissima del sistema di trasporto pubblico di superficie, magari per arrivare a Rese e comuni esterni, perché ci consente di essere molto più flessibili, centralità sui pedoni e le bici e la mobilità dolce e banda larga. Assessore, questo che dice Parolotto, per una persona relativamente poco informata come me su questi temi, però è un ribaltamento del paradigma di fine secolo scorso, cioè in tutte le discussioni su Milano e sul potenziamento dei suoi sistemi di mobilità, anche per collegarla alle realtà fuori dai confini del comune, abbiamo detto per l'intera seconda metà del XX secolo, banalizzo, ma mica tanto, facciamo un'altra linea della metropolitana, dopo la 1 la 2, dopo la 2 la 3, dopo la 3 la 4, dopo la 4 la 5, e se fossimo qui a continuare col sistema di ragionamento
che abbiamo utilizzato per un lungo periodo anche a ragione, saremmo qua a dire va bene, ma la sesta linea della metropolitana e poi la settima, dove le mettiamo in quegli spicchi di città ancora relativamente coperti? Invece mi sembra che stiamo cambiando paradigma, o no? Sì, sì, questo è verissimo. Nella città e soprattutto nelle parti più dense vale quello che si diceva, questo ribaltamento che vuol dire riuscire proprio a rivedere lo spazio. Certo, nella logica di alzare un po' lo sguardo e guardare un ambito più ampio, noi abbiamo bisogno anche di lavorare su alcune grandi direttrici, sia radiali ma anche circolari, perché la mobilità in tutta la zona dell'area metropolitana di Milano non è più solo radiale, questo lo sappiamo, vuol dire anche infrastrutture grosse. Noi abbiamo un gap comunque con le grandi aree metropolitane europee, che siamo la metà dei chilometri di metropolitana e metrotranvie, che non vuol dire non pensare più la metropolitana nella città, ma pensare a come lavorare su quelle direttrici che, come abbiamo fatto adesso verso Monza o verso Baggio, Olmi, Cesano Boscone, dove progetti che stanno già andando, ma abbiamo un ragionamento su altre proposte di 6-7 direttrici, che non vuol dire necessariamente sotto, vuol dire anche metrotranvie veloci come avviene in Europa o linee di bus veloci elettrici, però lì andare a sostituire lì l'auto col trasporto pubblico, come si diceva, e connetterlo bene con una mobilità leggera che permette di avere accesso a queste linee di forza non solo nei 300 metri attorno, ma nei 2 chilometri attorno, se faccio una buona rete di ciclabilità, pedonalità, di servizi in sharing attorno a questa. Questa è un po' la visione di questo sguardo più grande che dobbiamo avere. E con un po' di verde, direi. Beh, certamente. Esatto. Che però è comunque meglio ribadirlo, non sia mai che ci si dimentica di farlo. Va bene, vi ringrazio molto. Grazie anche al sindaco di Arese e a voi che siete qui con noi. Dovremmo avere collegata, anzi mi pare di vederla, Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università Milano Bicocca. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. E era previsto il suo speech prima del nostro talk, ma la ascoltiamo con piacere adesso. Quindi siamo tutti qua ad ascoltarla. Benissimo. Pronti? Molto volentieri, grazie. Grazie a tutti, è stato per me molto interessante ascoltarvi. Io appunto sono la rettrice di un ateneo di quello che un tempo si chiamava un quartiere periferico e che è una definizione assolutamente da cancellare, insomma. Infatti un punto fondamentale è proprio quello di capire che non ci sono più le periferie, non dovranno più esserci le periferie, perlomeno nel significato, nel contesto a quale, diciamo, sono legate, no? nella nostra mente. Mi fa molto piacere iniziare richiamando le parole della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, perché per noi Atenei ovviamente la ricerca internazionale, soprattutto quella finanziata dall'Europa, è un punto di partenza importante nei nostri ragionamenti, che accanto al tema della sostenibilità, che è un po' il tema del futuro, del presente e del futuro, e quindi soprattutto dei cosiddetti Blue Deal, cioè delle nuove forme di energia pulita e alternativa, e al Green Deal, di cui molto per oggi anche avete parlato con gli alberi, e poi se mai su questo dirò qualcosa che stiamo facendo qui in Bicocca. Appunto accanto a questi temi più scientifici, giustamente ha sottolineato come nessuna forma di sostenibilità può essere raggiunta senza accompagnarla ad una sostenibilità individuale, cioè a dare delle pari opportunità a tutte le persone di giovare di questo nostro nuovo futuro che stiamo disegnando. E questo secondo me è un tema irrinunciabile, che soprattutto in una grande città, in una metropoli come Milano, è un tema da tenere veramente sempre in conto, cioè rendere a disposizione, fare in modo che a disposizione di tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo di Milano in cui vivono, si sentano parte di quello che stiamo costruendo per loro. Questo secondo me ha degli aspetti, davvero importanti, che non vanno sottovalutati. E quello della Milano multicentrica, come direbbero i sociologi urbani, è un tema che attiene a tutte le metropoli. Una rivisitazione della struttura delle metropoli che consideri le grandi città come luoghi in cui davvero si possa vivere, quindi con un senso di benessere a 360 gradi in ogni luogo. Noi come università
ci occupiamo dei temi della sostenibilità, tutti gli Atenei Lombardi sono molto coinvolti su questi, noi in particolare ci occupiamo, essendo un Ateneo multidisciplinare, quindi dai temi dell'inquinamento, delle acque, degli oceani, delle plastiche, dall'inquinamento dei suoli e quindi anche dei fiumi, e questo è un tema su cui Regione Lombardia, allargando un po' il discorso, sta molto lavorando, investendo, in cui noi stiamo dando una mano. Infatti un Ateneo moderno come quello che io voglio guidare e voglio ammodernarlo ancora di più, deve aprire, no, le proprie porte e la propria produzione scientifica, in un senso che anche un po' nel titolo, no, della giornata di oggi, di restituzione. Quindi quanto noi scopriamo in termini scientifici, in termini appunto dei nostri chimici, biologi, fisici, medici, economisti, sociologi, chi più ne ha più ne metta, ecco, questo noi vogliamo restituirlo alla città e vogliamo fare in modo che davvero l'impatto sociale della nostra ricerca sia chiaro. E ovviamente il campus universitario, voglio un attimo, se mi permettete, parlare di Bicocca, del quartiere Bicocca, perché appunto questo Ateneo, Università degli Studi di Milano Bicocca, come dire, è l'espressione di questo quartiere. Questo quartiere è un quartiere in grandissima, diciamo, cambiamento, e io vorrei davvero che l'Ateneo fosse, come dire, il leader scientifico, no, di quello che vuol dire un quartiere moderno in cui si possono fare tante cose e in cui noi possiamo mettere a disposizione dei cittadini, di chi vive questo quartiere, quanto stiamo appunto studiando. Proprio la scorsa settimana il sindaco appunto è venuto ad inaugurare il vivaio Bicocca, che è legato anche a Forestami, quindi temi di cui avete già parlato, e accanto a un'idea di verde in cui non ci sia soltanto il numero degli alberi, perché è importante ovviamente piantare alberi, ma è importante la ragione, il contesto, il come e quello che si fa attorno, no, a questo concetto del numero iconico, no, di 3 milioni di alberi, che è qualcosa che probabilmente, no, ci vorranno molti decenni per arrivare a questo numero. Ma è importante proprio ridisegnare l'intero quartiere, quindi per esempio noi abbiamo due piazze, avete parlato prima anche delle piazze, è una cosa, io ho vissuto molti anni all'estero, soprattutto nei paesi anglosassoni, e tornando, diciamo, in Italia, quello che ho notato è come gli studenti universitari vivono diversamente il campus. Cioè il campus universitario e gli anni dell'università devono essere, qui parlo un po' da formatore ovviamente, no, da docente universitario, quale sono, devono rendersi conto che sono degli anni irripetibili in cui si investe su se stessi e cui accanto ad una formazione ovviamente di eccellenza che poi dovrà garantirgli o comunque permettergli di trovare un ottimo lavoro, un ottimo placement sul mercato del lavoro, ma accanto a questo bisogna formarsi, no, come persone, ed utilizzare quegli anni per accedere a tutte le opportunità che un Ateneo moderno internazionale deve mettergli a disposizione. E quindi anche il campus deve essere un campus pensato in una maniera diversa. Io ho delle piazze molto grandi, Bicocca è una grande comunità, siamo quasi 40.000 persone, ci sono delle piazze molto grandi in Bicocca, che però non sono vissute. E quindi la prima cosa, poi ovviamente la situazione pandemica, come dire, ci ha rallentato, no? Però adesso abbiamo iniziato, e sempre rispettando, diciamo, tutte le condizioni di sicurezza, però quello che vogliamo fare è trasformare le piazze, renderle verdi, ma soprattutto renderle dei luoghi in cui davvero gli studenti, ma anche i docenti, anche il personale tecnico amministrativo, chi vive questi luoghi, possa utilizzare per incontrarsi, per parlare, per conoscersi. E questo ovviamente renderà queste piazze fruibili anche per i cittadini. Chiunque viene in Bicocca, spero che troverà in poco tempo, speriamo in un anno, in due anni, delle piazze verdi con delle panchine, dove è bello fare una passeggiata e semmai entrare in università e semmai partecipare a degli eventi che possono, diciamo, rendere anche le scoperte scientifiche fruibili e comprensibili a tutti. Quindi un aspetto formativo che, diciamo, rispecchi quello che noi stiamo facendo da un punto di vista scientifico, ma che lo restituisca, riuso questo termine perché mi piace molto, alla nostra città. Quindi diciamo un'ambizione di rendere la città di Milano moderna, internazionale, perché questa è l'altra sfida. Ovviamente il Covid, come dire, ci pone in isolamento, il cosiddetto distanziamento sociale, anche se è un distanziamento che in realtà è una vicinanza alle persone fragili, si sta distanti perché si è vicini, no?
e quindi ci, come dire, pone la sfida di rimanere aperti, inclusivi, internazionali in questa situazione. Questa è la sfida di noi Atenei Milanesi e io penso che la stiamo vincendo, perché davvero stiamo realizzando tutto quello che era in cantiere, soprattutto da un punto di vista di ricerca e anche di restituzione alla città con degli eventi, ovviamente con poche persone in presenza, ma stiamo cercando di fare del nostro meglio. Molto bene, grazie. No, benissimo così, la ringraziamo molto, rettrice, anche per aver accettato l'invito e per aver dedicato un po' di tempo a questa conversazione. Il suo contributo entra con grande piacere nel percorso che in queste settimane stiamo facendo, in particolare nella nostra mattinata. Quindi grazie a lei, buon lavoro, buona mattinata. Qui con noi, arrivederci. Qui con noi è intanto arrivato Paolo Mazzolini, che è tra l'altro il presidente dell'Ordine degli Architetti di Milano, e lo ascoltiamo subito. Buongiorno a tutti, grazie per aver pensato di coinvolgermi in questo importante, ambizioso lavoro che sta venendo fatto sulla città di Milano, e anche complimenti per aver trovato un modo per gestire questa situazione difficile e riuscire comunque a dare questo, insomma, a fare questa riflessione. Franco Sacchi, nella sua bellissima introduzione, che in qualche misura poteva anche lasciarci tutti a casa, nel senso che è andato molto a fondo, grazie credo anche ai tavoli che si sono svolti la settimana scorsa, un po' di tutti i temi, ha citato moltissime cose. Una mi piace riprenderla e la vorrei usare un po' come spunto per la mia riflessione. Parlava della necessità di un progetto di città, cioè credo, almeno io la interpreto, nell'idea che tutto quello che facciamo debba però ruotare intorno a un progetto. Progetto di tutto la città in cui noi stiamo. Progetto di città, secondo me, è possibile, è doveroso, ma è possibile se abbiamo un'idea di città, se abbiamo un'idea di Milano, se sappiamo che cosa vogliamo fare, altrimenti fare un progetto è abbastanza complicato, lo dico da architetto, quando arriva un committente senza idee è molto complicato fare un progetto. Quindi io mi permetterò di rubarvi qualche minuto di quelli che mi sono stati dati per provare a pensare a Milano. Io spesso inizio con questo titolo, è il titolo di un racconto di Tommaso Landolfi, Milano non esiste, perché è quello che per lungo tempo ci siamo abituati a pensare. Milano non è mai stata veramente presente nella letteratura, nella cinematografia, rispetto ad altre città, se pensiamo, no, l'immaginario di Roma, l'immaginario di Parigi. Milano, viene da dire, non esiste. Cantautore di qualche anno fa, Davide Riondino, diceva Milano sembra, in una sua bellissima canzone poesia. Milano, se proprio la vogliamo raccontare, di solito la raccontiamo per analogia, no? Che Milano in certi suoi viali sembra Parigi, che Milano in certi suoi parchi sembra Vienna, che Milano negli ultimi anni è abitata per le strade come Barcellona, o che è una grande città operosa come Monaco, quasi che ci serva un'altra città per dire come è fatta Milano. Quindi per questo motivo alle volte mi diverto a intrattenermi con l'idea che in realtà Milano non esista. Sarebbe un paradosso importante, perché io in questa Milano che sto ipotizzando non esistere ci sono nato e cresciuto, per cui sarei nato e cresciuto in un luogo che non esiste, questo è complicato. Ci sono nato e cresciuto, ci andavo in giro in bicicletta, da ragazzino ci andavo in giro in bicicletta, oggi si è parlato tantissimo della bicicletta, quindi me lo aspettavo, per cui mi ero preparato sul punto. Eravamo dei pionieri, mi piacerebbe mostrarvi una foto di me con una bellissima bicicletta vintage, in realtà non ero bellissimo io e non era bellissima neanche la bicicletta, perché erano quegli anni in cui si usavano quelle mountain bike fosforescenti orribili che abbiamo volentieri dimenticato. Abbandonai la bicicletta poi all'università per una Vespa pick up 50 i cui pezzi credo siano ancora sparsi all'incrocio tra via Vigliani e via Silva. Non era un posto sicuro, non era un posto sicuro neanche per andare in bicicletta, e poi tendenzialmente le biciclette ce le rubavano. Quando ci rubavano la bicicletta, il sabato mattina andavamo in Darsena, dove c'era la fiera di Sinigallia, sperando o di ritrovare proprio la nostra e ricomprarcela, o di comprarne una simile. Come ricorderete, la Fiera di Sinigallia è stata spostata dalla Darsena perché si decise di fare un parcheggio, un grande parcheggio sotterraneo. Dopo molti anni di lavori mai fatti, il cantiere immobile invece che il cantiere di un immobile, il parcheggio non si fece, e poi nel 2015 si decise di risistemare solo la superficie e la Darsena fu riaperta. Se voi mi permettete,
ho sbagliato bottone, scusate, se voi mi permettete, io userei brevemente la darsena riaperta nel 2015 come punto di partenza di questo piccolo viaggio sull'idea di Milano. Questa è una foto della darsena oggi, riaperta appunto nel 2015, oggi un pezzo credo importante della nostra vita, della nostra idea di Milano. Riaperta nel 2015, 2015 è ovvio dirlo, era l'anno dell'esposizione universale, la darsena fu riaperta più o meno poco prima l'inaugurazione dell'Expo. Se torniamo con la mente ad allora, era un momento non facilissimo. Expo partì con un certo affanno, i lavori erano stati finiti all'ultimo momento, le polemiche proseguivano, no? Si diceva, ah, ma però si poteva, le vie d'acqua, gli scandali, no? I visitatori non erano nei numeri all'inizio che ci si sarebbe aspettati. Il 25 giugno 2015 l'Unione Buddista Italiana, insieme a un'associazione che si chiama Urban Zen, organizzò nella darsena da poco riaperta la Notte delle Lanterne. L'idea era varare delle lanterne di carta accese con un messaggio di pace. L'organizzazione si presentò con un migliaio di lanterne, considerato che i buddhisti registrati a Milano sono 500, era un numero ambizioso di lanterne. 1000 lanterne, si presentarono 80.000 persone, la gran parte delle quali le lanterne neanche le vide. Il varo fu difficoltoso perché le correnti del Naviglio, i monaci avevano sottovalutato il fatto che la darsena in realtà è lo snodo di un sistema di acque molto complesso, spingevano le lanterne verso il punto in cui venivano varate. Il risultato furono il traffico in tilt in tutta quella parte della città, due ragazze ripescate dal gommone della polizia perché si erano lanciate a fare il bagno, e noi che ci siamo risvegliati la mattina col dubbio che magari invece Milano esisteva veramente. In questi 5 anni, da quella sera che ho voluto leggere un po' così giocosamente a inaugurazione di questa stagione di Milano, Milano è cambiata molto. C'è stata un'oggettiva rinascita. Tanti di noi hanno dei dubbi perché non ne capiamo fino in fondo le meccaniche, non siamo sicuri di com'è che sia andata in quel modo lì, però la rinascita c'è stata. C'è stato l'Expo, il bilancio di questo tipo di iniziative è sempre molto difficile, però è indubbio che ha avuto un grande potenziale sulla nostra città. Sono anche giunte a conclusione trasformazioni che avevano radici molto lontane, quindi non è nemmeno giusto attribuire solo a questi ultimi anni tutto quello che è successo, però sicuramente una combinazione, mi sembra di poter dire, di un'efficace azione amministrativa e di un po' di fortuna ci ha portato a una città di successo che in questi anni è stata forse un po' in controtendenza in un paese che invece era in grande difficoltà. Su questa città di successo è arrivata la pandemia. È arrivata la pandemia e ha messo in discussione radicalmente il suo fatto stesso di essere città, ne abbiamo parlato prima. Mi ha fatto piacere l'esordio di quella sequenza di punti di Franco Sacchi prima: non è un virus che fermerà la nostra città, che fermerà le città, però l'ha messa in discussione in maniera importante e ha fatto emergere soprattutto le criticità che magari noi addetti ai lavori, i politici, chi amministra conosceva, ma che magari non erano così chiare a tutti. Milano aveva, quel modello di Milano aveva una sproporzione drammatica tra il reddito e il costo della vita. Era una città in cui era faticoso, come si dice, guadagnarsi la vita. Un grande disequilibrio tra territori, se ne è parlato molto in questa mattinata, e una città fortemente polarizzata per funzioni. Quando è diventato complicato spostarsi, abbiamo scoperto che non avevamo sotto casa quello che avevamo bisogno. Quindi diciamo che la città, l'idea di città in generale e Milano in particolare, il suo modello, hanno mostrato grandi debolezze al test durissimo della pandemia. Con il lockdown però, perché poi c'è questa da tenere questo tema, cioè il lockdown è un'esperienza molto particolare che noi abbiamo vissuto in queste condizioni, una pandemia avrebbe potuto portarci anche altrove. Abbiamo anche visto e capito delle cose, abbiamo riscoperto gli spazi pubblici, appena ci hanno riliberato siamo scesi nelle piazze, no? Abbiamo riscoperto lo spazio aperto, l'aria e gli spazi pubblici. Abbiamo riscoperto le nostre case, scoprendo spesso che non andavano bene, perché siamo stati lì dentro molto più di quanto non ci fossimo immaginati. Abbiamo scoperto che il luogo dove lavoravamo era una roba molto più complicata che il cubicolo che pensavamo fosse.
e abbiamo scoperto che in fondo noi eravamo qua per stare insieme, se non stiamo insieme non abbiamo tanto piacere di stare in città. E magari allora ci vengono strane idee, tipo rifugiarci chissà dove, no? Non vogliamo stare insieme, dobbiamo però capire come. Allora provo a dire velocemente, perché ho già quasi esaurito il mio tempo, tre cose che però sono largamente emerse stamattina e quindi in parte mi rimetterò a ribadire. Una delle grandissime debolezze che sono emerse in questo momento di crisi è l'assenza della gestione della dimensione metropolitana della città. Questa è una cosa che dobbiamo fare, l'abbiamo già detto in tanti stamattina, quindi non mi soffermo. Però io credo che nella dimensione metropolitana ci siano sia la causa a molti problemi che abbiamo oggi e paradossalmente pure la soluzione. Quindi o noi ci mettiamo a lavorare a quella scala, ed è una scala che è forse quella della città metropolitana, che però ha dei confini disegnati in maniera un po' casuale, sono 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000 abitanti, quanti sono? Scusatemi, 3 milioni, 4 milioni, 5 milioni, 8 milioni di abitanti, dipende molto da come li calcoliamo, però è un tema difficile. Ne abbiamo parlato oggi, essenziale, dobbiamo farlo per forza. Sì, è fatta dal satellite, per cui è girata sbagliata, però è bellina. E tra l'altro è prima che finissero di mettere tutti i LED. Un secondo tema, che anche è già emerso oggi, però su cui mi piacerebbe ridire alcune cose, è la Milano città accogliente. Milano è una città che ha affondato anche con cinismo, non solo con quella borghesia che si diceva prima sicuramente, ma anche con un certo cinismo, ha affondato la sua identità sulle stratificazioni di chi è venuto qua a lavorare, fondamentalmente a lavorare, no? nel racconto milanese. E questa cosa ha delle regole. Se voglio che tu vieni qua a lavorare, ti devo accogliere, ti devo far vivere bene. Quella famosa essere attrattivi oggi a Milano è un po' in crisi. Perché? Perché appunto Milano è cara, soprattutto la casa, non solo, ma soprattutto la casa, perché non è facile da vivere, è una città che sa essere spietata se sei fuori, diciamo, dal suo successo. E quindi credo che continuare a lavorare a scala metropolitana su una città accogliente, inclusiva, equa, sia vitale, sia necessario ad andare avanti, non sia solo una questione di nobiltà d'animo, ma sia proprio una questione di andare avanti. Ultima cosa su cui volevo intrattenermi e intrattenervi velocemente è quest'idea della Milano moderna. Milano moderna, Milano locomotiva del paese, Milano unica città europea d'Italia, no? Questi sono gli slogan che almeno dagli anni 50, se non addirittura dalla fine dell'Ottocento, hanno accompagnato la nostra città. Oggi dire Milano moderna vuol dire parlare del futuro o del passato? Questo è un tema complicato, poi siamo in un'epoca particolare, un'epoca che qualcuno chiama retromaniaca, no? Dove ci si confonde tra il futuro che abbiamo davanti e il passato che abbiamo indietro. Io credo che trovare un equilibrio su questo per Milano, poi lo dico in particolare da architetto, sia fondamentale. Milano moderna per noi è un'eredità, nel senso che è una Milano che si è costruita come moderna, come città, come edifici, come idee, e che oggi quello che era la modernità di ieri è il nostro passato recente, ed è un passato che il mondo ci riconosce, che la gente viene a visitare e di cui dobbiamo avere cura. È un passato che è nato come innovatore. Se lo musealizziamo non ne abbiamo cura. E questo è complicatissimo, è molto complicato. Noi ci stiamo rompendo la testa su capire cosa vuol dire avere cura di una Milano moderna senza smettere di essere moderni, e quindi considerando il moderno sia il nostro passato che il nostro futuro. In una città dove si ha paura di un albero, figuriamoci di un edificio, no? Quindi dove la trasformazione è un mestiere molto complicato, il consenso alla trasformazione è un mestiere molto complicato. Beh, comunque, detto tutto questo, e nei pochi minuti, ma credo più che sufficienti, che ci eravamo dati, io credo che forse Milano esista, è sicuramente esistita negli ultimi anni, è esistita a partire da quelle cose che abbiamo detto, è esistita su un passato importante, ha un futuro, è in mezzo a una tempesta. Non possiamo far finta che questa tempesta non ci sia, non possiamo però nemmeno far finta che questa tempesta sia un alibi per non occuparci più del nostro futuro. Il nostro futuro deve essere una Milano moderna, io credo, una Milano accogliente, come abbiamo detto, una Milano sicuramente metropolitana. Mi sembra evidente, io mi sono letto anche tutti i report dei tavoli e anche da stamattina abbiamo tutto il know-how, tutte le professionalità, tutte le competenze per fare questa roba qui, non ci manca niente. Ci manca di farla, è un lavoraccio, lo dovremo fare in condizioni difficili come anche stamattina stiamo vedendo, però non abbiamo scuse, lo dobbiamo fare per forza. Grazie.
Bene, grazie a Paolo Mazzoleni per questo contributo. Adesso noi abbiamo un secondo panel di discussione molto interessante. Credo siano qui con noi Patrizia Biella, buongiorno. Dovrebbe essere collegata con noi Regina De Albertis, presidente di ANCE Giovani. Adesso vediamo se buongiorno. Ci siamo tutti. Buongiorno. Buongiorno, è invece qui con noi Benedetto Giustiniani di Generali Real Estate ed è collegato Francesco Romussi, che rappresenta, buongiorno Romussi, che rappresenta qui il CONI anche in direzione di Milano Cortina 2026. E siamo alla seconda occasione di discussione della nostra mattinata, che è quella della, che prova a fare un po' di scouting su un tema molto affascinante, quello delle grandi trasformazioni, cioè provare a immaginare i grandi cambiamenti che riguardano questa città. Io in chiave un po' diciamo così evocativa vorrei proprio che fosse Romussi a introdurre questa nostra discussione, perché lo abbiamo sentito anche nel ragionamento del Presidente dell'Ordine degli Architetti. In qualche modo l'esposizione universale del 2015 ha rappresentato per Milano un turning point di attività tra il prima e il dopo, e siccome darsi degli obiettivi intorno ai grandi eventi lo abbiamo imparato negli ultimi decenni, per la verità avremmo potuto anche impararlo dagli eventi tra la fine dell'Ottocento e la fine del Novecento, però comunque diciamo che abbiamo ricominciato ad impararlo in epoca più recente, per le città e soprattutto quelle grandi, darsi degli obiettivi intorno a grandi eventi funziona come strumento per mettere a sistema un sacco di altre attività. E allora io chiederei a Romussi di aiutarci nel portarci un po' dentro questa data del 2026, mancano 6 anni, che sembra un sacco di tempo, in realtà non lo è, soprattutto perché intanto per il contesto nel quale adesso siamo qui a discutere, che ovviamente immagino Romussi avrà un po' messo in difficoltà anche la macchina di avvicinamento alla data del 2026. Ricordo, per chi non fosse particolarmente addetto a questi temi, che è stata spostata la data delle Olimpiadi nell'anno in cui in corso ed è stata spostata di un anno al prossimo anno l'apertura dell'esposizione universale che gli Emirati Arabi immaginavano di tenere quest'anno, di aprire proprio tra l'altro in questo inizio di autunno, e che invece hanno rinviato all'anno prossimo. Cioè la pandemia ha causato anche nel pianeta dei grandi eventi a livello mondiale dei cambiamenti epocali. Uno spostamento della data delle Olimpiadi era intervenuto nella storia solo per ragioni di guerre mondiali. Quindi siamo dentro una situazione molto particolare. Allora Romussi, un aiuto per entrare nel piano verso Milano Cortina 2026 e poi animiamo la nostra discussione sulle grandi trasformazioni. Grazie mille, un saluto a tutti, spero che si senta bene l'audio. Sì, come diceva lei, indubbiamente i giochi olimpici, più che l'impatto diretto che hanno sulle città, anche se se noi ricordiamo Roma 1960, per esempio, ha avuto un impatto sulla città di Roma estremamente elevato. Ricordo fra tutti la famosa tangenziale, che adesso si chiama ancora la via Olimpica, il villaggio olimpico, il muro torto. Sicuramente ci sono delle trasformazioni urbane che sono connesse direttamente ai giochi olimpici. Certamente l'edizione invernale magari ha un impatto minore, però come diceva lei, senza dubbio è un'occasione all'interno della quale si possono consolidare progetti che magari sono da lungo tempo così pensati, ma non c'è il trigger che faccia scattare la possibilità di realizzarli. Il CIO già da diverso tempo spinge per una tipologia di giochi e di olimpiadi che siano fortemente allineati con i piani di sviluppo della città, proprio perché in alcune situazioni, in particolare con le olimpiadi estive, si è assistito all'edificazione o alla realizzazione di impianti o di infrastrutture che poi si sono dimostrate non essere coerenti con lo sviluppo della città o con lo sviluppo delle regioni in cui si trova. Per cui già con la nuova norma, con le cosiddette new norm, il CIO ha inteso spingere tutti i comitati organizzatori a realizzare unicamente quegli investimenti e quelle infrastrutture che sono allineati con i piani di sviluppo della città. Ecco che quindi i giochi e lo sviluppo della città sono intrinsecamente collegati. La stessa Olimpiade di Milano Cortina 2026, pur essendo estremamente distribuita sul territorio, e questa è un'altra delle possibilità che il CIO ha dato
per poter minimizzare sviluppi non coerenti con i piani di sviluppo del paese, ha un suo collegamento diretto con i piani di sviluppo della città di Milano, in particolare nelle due aree che noi andremo a vedere ci sono degli sviluppi nuovi. Uno è il recupero dello scalo di Porta Romana, che si inquadra in un più ampio progetto di recuperi degli scali ferroviari dismessi da sistemi urbani all'interno della città di Milano. Proprio il 31 di ottobre di questo mese verrà aperta la gara per la vendita del terreno dello scalo di Porta Romana e noi conosceremo il nome dello sviluppatore con cui dovremo lavorare per la riqualificazione dello scalo di Porta Romana, che è destinato a ospitare il villaggio olimpico per gli atleti delle discipline che si praticheranno a Milano, sia olimpiche che paralimpiche, quindi l'hockey su ghiaccio, il pattinaggio di figura e lo short track. Questa trasformazione urbana rientra proprio nell'alveo di quello che è già un progetto cittadino, e noi ci siamo inseriti in questo progetto anche perché le esigenze del villaggio olimpico si sposano molto bene con le esigenze delle residenze universitarie, che sono tipologicamente molto vicine a quello che è un villaggio olimpico, per cui anche i costi di trasformazione successivi post-olimpici per garantire una legacy efficace di questo tipo di investimento sono particolarmente limitati, perché le due tipologie urbanistiche sono molto prossime. L'altra area di grande sviluppo è un'area che insomma da anni occupa, ahimè, anche non proprio positivamente i titoli dei giornali di molti quotidiani, all'area di Santa Giulia, e quindi la società di risanamento, attraverso una variante al piano Monte City, ha inteso, attraverso un accordo con un partner commerciale che è estremamente forte nella realizzazione di arene per l'entertainment, sviluppare il progetto di quello che viene chiamato il Pala Italia presso Santa Giulia. E sicuramente questo è un progetto che va al di là della pura utilizzazione sportiva. Innanzitutto il palazzetto, io sono milanese, insomma, andavo a vederla 6 giorni al Palasport prima che crollasse per la neve. Ecco, diciamo che Milano, al di là del forum che comunque ha sicuramente garantito in questi anni il mantenimento di tutta una serie di manifestazioni sportive di alto livello, e in particolare consentito di ospitare l'Olimpia o altre società di altissimo livello a Milano, però indubbiamente è l'unica struttura di un certo tipo a Milano e che quindi necessita di una, sicuramente considerando il bacino d'utenza di Milano a livello di entertainment, lo sviluppo di un'arena di questo genere. Arena che è pensata similmente a quanto accade per la U2 Arena di Londra, quindi un'arena focalizzata sull'entertainment, anche sportivo. Quindi se voi pensate che la U2 Arena nel palinsesto, insomma, su un mese di palinsesto magari sono 2 o 3 gli eventi che sono tecnicamente puramente sportivi, tutto il resto sono eventi e manifestazioni internazionali di spettacolo e di entertainment in generale. Per cui sicuramente anche qui lo sviluppo olimpico, l'arena di Santa Giulia sarà dedicata all'hockey su ghiaccio maschile, è un po' un'occasione, un trigger se vogliamo, un boost, un catalizzatore, chiamatelo come volete, per sviluppare quelli che sono i piani cittadini che sono già sulla scrivania da molti anni. Accanto a questi ci sono una serie di investimenti infrastrutturali, qui non parlo soltanto di Milano, parlo delle infrastrutture più classicamente intese come tali, quindi stiamo parlando di ponti, strade, ferrovie. Anche qui abbiamo visto che è alla firma del Ministro delle Infrastrutture il decreto di costituzione dell'Agenzia Milano Cortina 2026, che si dovrà occupare delle realizzazioni infrastrutturali nelle regioni che sono interessate dall'evento, quindi Lombardia, Veneto, provincia autonoma di Bolzano e provincia autonoma di Trento, che hanno visto una dotazione di 1 miliardo di euro per la realizzazione anche qui di progetti infrastrutturali, quindi varianti stradali, ferroviarie, anche qui hanno visto nell'evento olimpico sicuramente un'occasione di rilancio dei progetti, di nuova linfa, nuovo finanziamento, nuova obiettiva. Poi indubbiamente che questo tipo di progetti siano tutti completati entro il 2026 mi viene difficile pensarlo,
ciononostante siamo sicuri che i giochi abbiano portato questo contributo positivo, come fu per Expo, come per Milano, come fu per Torino per certi versi nel 2006, per la città di Torino più che magari per la montagna, ma senza dubbio i giochi olimpici, quando sono sviluppati secondo la nuova norma, cioè quando sono allineati ai piani di sviluppo della città e della regione dove si svolgono, senza dubbio, come dice lei, rappresentano un'occasione da non perdere per concentrare tutte le forze del territorio, di tutti gli stakeholder, verso lo sviluppo della città. Le faccio presente, ci sono delle situazioni in cui parliamo del palazzetto di Santa Giulia o della riqualificazione del Palasciarpa lì al Montestella, e ci sono degli uffici, anche degli enti locali, che si incontrano, si parlano, magari, non dico per la prima volta, perché non è così, però con un'assiduità che non è propria del percorso comune normale delle pubbliche amministrazioni, per cui è anche un'occasione per mettere davvero a fattor comune anche gli aspetti che sono più collegati all'interazione fra le pubbliche amministrazioni della concessione dei permessi. Questo non c'è dubbio, lo posso, un certo tipo di percorsi, in particolare verso i privati, che ovviamente non hanno la possibilità di attendere decine di anni per vedere il ritorno dell'investimento che loro hanno pensato di sviluppare su Milano. Ecco, no, dico, non c'è dubbio che un'occasione come un grande evento olimpico di alta natura come l'Esposizione Universale comporta che tutti gli attori, anche istituzionali, cambino marcia nel loro operare. Vorrei, partendo dai diversi riferimenti che ha fatto Romussi, coinvolgere Patrizia Biella. Diciamo, abbiamo sentito che ci sono alcune cose in cammino, non sono le uniche, per carità, poi abbiamo qua uno dei più grandi soggetti che opera nell'area metropolitana di Milano, che è il Gruppo Generali, protagonista tra l'altro di una delle novità più evidenti della città, che è City Life. Ci arriveremo tra un attimo, ma insomma, però io vorrei coinvolgere Patrizia Biel per sentire il suo punto di vista e anche in qualche modo che cosa lei si attende che Milano faccia negli anni che abbiamo davanti. Ma si parlava prima delle ricadute, della capacità propulsiva che può avere un grande evento come un'Olimpiadi in un processo di sviluppo. La verità è che questo funziona quando un processo di sviluppo è effettivamente già visto e previsto all'interno di una strategia. L'urbanistica tattica ha funzionato molto bene perché all'interno di una strategia molto chiara, una visione molto molto precisa del trend verso il Milano si sta orientando. Credo che, come diceva prima Paolo Mazzoleni, è vero che il perimetro dell'area comunale di Milano è un luogo di privilegio, perché stiamo vedendo le grandi trasformazioni accadere anche grazie all'hold on che ci ha dato la pandemia, che ha fatto veramente saltare molte ritualità che bloccavano determinati nuovi comportamenti, questo è vero. Ma è anche vero che la vera visione è quella di avere una città policentrica che si sposta verso fuori Milano. Il tema dei quartieri, il policentrismo, i vettori che stiamo costruendo stanno andando fuori Milano. L'evento olimpico sarà un evento appunto addirittura che va oltre la regione. Il concetto di regione milanese va ben oltre l'area metropolitana, sappiamo molto bene quanto forti e solidi sono i legami con Brescia, con Bergamo, quanto intensa è il commuting, no? Il pendolarismo fra queste città e Milano. Quindi sicuramente il PUMS è una leva fondamentale delle politiche urbane, così come il PCT 2030, ma il prossimo passo è ovviamente un trasporto intercittadino di altissima qualità che oggi non abbiamo e soprattutto di grande flessibilità, proprio perché sul tema della prevedibilità anche dei movimenti dei cittadini dobbiamo ormai fare i conti con una cultura che è cambiata. Non è più pensabile organizzare una struttura di mobilità anche fuori dalla città che faccia conto sulle ore di punta piuttosto che su determinate tratte, origine e destinazione consolidate. Dobbiamo promuovere proprio l'opposto,
promuovere nuove tratte, arrivare a nuovi centri, sviluppare grandi funzioni urbane fuori dal centro. Un esempio di nuovo sullo scalo di Porta Romana. È chiaro che la trasformazione degli scali è una delle prossime soglie trasformative della città e sta per avvenire. Ma quello che davvero accade, per esempio, su Porta Romana, e conosco bene perché abbiamo lavorato per anni sul progetto Symbiosis, è che in realtà il quadrante intero di quella parte di città sarà coinvolto dalla trasformazione. Stiamo lavorando su un'idea di pedonalizzare un'asta importante che è via Crema da Porta Romana fino a Piazza Trento, dove una grande funzione urbana che è la sede privata, ma che è comunque una grande funzione urbana perché è attrattiva per molte persone, che è la sede di A2A, si concentrerà. La trasformazione della piazza consentirà una saldatura totalmente inedita tra l'interno della cinta ferroviaria e l'esterno della cinta ferroviaria. Quello che sta accadendo verso il sud Milano è in realtà sotto gli occhi di tutti, la qualità e il livello di sviluppo che sta andando verso il Parco Sud, con una figurazione della città che non è quella di City Life, che è completamente diversa e che è il vantaggio, se vogliamo, di questa capacità di Milano di avere molteplici identità. Lei dice una differenza evidente di modello, pensa al fatto che va meno verso l'alto? Beh, se vogliamo, non sarei così semplice, è più complicato di così. Quello che accade, che sta accadendo, è che sempre nell'ambito della fine della civiltà delle buone maniere o della cosiddetta settorializzazione sociale che vedeva la borghesia milanese un tempo, i milanesi oggi sono veramente molto diversi. Abbiamo cominciato a capire che bisogna andare a vedere chi sono, perché non sono quelli che ti aspetti. È molto molto importante avvicinarsi allo studio della città per come è cambiato dal punto di vista sociale. Pianificare progetti che hanno orizzonti temporali così diversi, dall'urbanistica tattica a piani di sviluppo che hanno orizzonti sui 5-10 anni, vuol dire ragionare in termini di impatto, non soltanto di esiti della progettazione. Cosa accade nel tempo? Come stinge questo progetto nel territorio? E l'oggetto della ricerca, l'oggetto dell'attenzione è meno, se vogliamo, la figurazione della città e i suoi modelli tipologici o morfologici, e molto di più la compagine sociale. Siamo molto più interessati a capire cosa fa la popolazione di un quartiere dei piani terra e dello spazio pubblico piuttosto che della forma dell'architettura oggi. Il nodo del problema è lì. Si parla moltissimo della crisi del commercio. È una crisi, sì, certo, perché sta cambiando. Ma perché sta cambiando? Perché le persone sono sempre più interessate a consumare contenuti ed esperienze che non cose, perché i canali attraverso i quali tu ti appropri di cose sono altri. Consumare contenuti ed esperienze significa che le destinazioni d'uso al suolo devono essere ovviamente molto permeabili, ovviamente molto flessibili e non, predeterminate. Si è parlato molto in questi tavoli, in questi giorni, dell'essere pronti all'imprevedibile, che è poi il concetto anche di resilienza. No? Questo è possibile se, in senso più lato, l'attenzione è verso la qualità della vita di una comunità, indipendentemente dalla specifica funzione attribuita, sul micro. Sul macro, una grande funzione, un grande evento, una grande funzione temporanea, come un'Olimpiade, può invece fare molto, chiaramente. Su questo tema vorrei coinvolgere intanto Regina De Albertis, perché questo tema di prepararci al cambiamento riguarda anche uno dei temi cari all'Associazione Nazionale Costruttori, che è la rigenerazione urbana. Credo che De Albertis abbia un po' voglia di insistere su questo punto, se non sbaglio. Assolutamente, perché
Questo evento, quello che ci è successo, diciamo, può essere appunto rappresentato come un evento che sta anticipando e velocizzando dei processi che erano assolutamente già in atto e quindi mette ancora più in evidenza come ci sia una necessità fortissima di una rigenerazione urbana delle nostre città. Questo al primo posto in assoluto. Milano, perché dobbiamo prima di tutto dire che Milano è una realtà molto diversa da quello che è il resto del paese, cioè Milano questi procedimenti e questa rigenerazione in qualche modo era già in atto, ovviamente tanto ancora si può fare, ma già molto si è fatto se si fa un paragone se ci si paragona rispetto a quello che è il resto dell'Italia e quello che succede negli altri territori. La cosa fondamentale, concordo pienamente con quello che diceva appunto l'architetto Viel prima di me, la cosa fondamentale in questo momento per andare effettivamente a rigenerare le nostre città è prima di tutto avere gli strumenti che permettano di farlo, ma degli strumenti che permettano di farlo capendo che alla base di tutto deve esserci un rapporto virtuoso tra pubblico e privato che permetta effettivamente di mettere in campo questa rigenerazione. Quindi un rapporto di fiducia e sulla base degli ultimi decreti che sono usciti, soprattutto per quello che riguarda la rigenerazione urbana, si vede che questo rapporto di fiducia non c'è perché emerge una situazione di controllo estremo da parte della pubblica amministrazione su quella che è la libertà di autonomia del privato cittadino. Non voglio rompere le scatole su questi temi, ma uno degli elementi su cui appunto l'associazione si è battuta maggiormente era quello dell'articolo 10 del DL Semplificazioni, che in teoria avrebbe dovuto prevedere delle vie più veloci per rigenerare le nostre città, quindi demolire e ricostruire gli edifici che non avevano appunto più ragione d'essere, mentre si è bloccato questo iter nelle zone cosiddette A, quindi quelle dei centri storici, però nella realtà queste zone A in molte città hanno un confine molto più esteso di quello che sono i centri storici stessi. Comunque, per tornare all'obiettivo della discussione, che è la nostra città, che è Milano, a Milano la rigenerazione urbana si riusciva a fare e la stavamo facendo, perché a parte grandi interventi come possono essere City Life e Porta Nuova, ci sono tanti altri esempi nella nostra città dove appunto questo procedimento era in atto, ma più che partire dalle architetture, come diceva l'architetto Viel, il vero obiettivo è partire dai bisogni e dalle esigenze delle persone, che devono essere anticipati, quindi non sono tanto quelli dell'oggi, ma sono quelli che possono essere presenti e vivi tra 2-3 anni. Devono essere anticipati e questo evento ci permette ancora più di capire come questi possono cambiare velocemente nel tempo. Quindi alla base di tutto bisogna avere una grandissima flessibilità nel farlo. La richiesta di nuovi spazi, nuove forme di vivere nel verde, con case che in cui le persone appunto possono avere spazi più estesi, dove possono appunto vivere in ambiti dove possono svolgere più funzioni contemporaneamente, è quello che ci viene richiesto ad oggi. Io faccio un esempio molto concreto per far capire come se si lavora insieme si riescono a raggiungere questi obiettivi. Noi stiamo portando avanti un grande intervento di rigenerazione urbana in un ambito periferico della città, ben connessa al centro, perché sempre riporto le parole dell'architetto Viel, la cosa importante sarà la connessione, quindi la possibilità di avere delle infrastrutture sia urbane sia extraurbane che permettano di collegarsi velocemente ai vari spazi della città. Lavorando insieme si è riusciti a mettere a terra quello che è un progetto dove, nonostante appunto la messa sul mercato sia avvenuta dopo la pandemia, c'è un'ottima risposta del mercato, quindi l'esigenza di rigenerazione, l'esigenza di cambiare, di trovare soluzioni più idonee è fortissima nei cittadini. Quello che deve essere fatto insieme, ma tutta la filiera, quindi parlo lato costruttori, lato progettisti e lato pubblica amministrazione, è riuscire a trovare il modo di farlo nei tempi giusti e mettendo al centro quello che è la persona e i suoi bisogni e le sue esigenze. Allora, grazie D'Albertis. Tutti questi ragionamenti un po' si collegano anche al lavoro che il Gruppo Generali ha fatto in questi anni, era un lavoro visibilissimo. Chiederei a Giustiniani intanto una riflessione partendo da quello che ha ascoltato, ma anche questa è un'occasione per parlare di che cosa avete in mente di fare per il futuro. Ecco.
Allora, grazie innanzitutto per l'invito a questo interessante dibattito. Molto interessanti tutti i vari interventi su e testimoniano la vivacità che comunque a Milano, vivacità di iniziative, di cambiamento e di guardare anche al futuro, pur diciamo avendo avuto un recente passato, diciamo pre-pandemia, molto positivo, perché il 2019 è stato un anno record per quanto riguarda i visitatori, record per quanto riguarda gli investimenti immobiliari che hanno registrato 12 billion in scala nazionale, ma comunque con una fetta importante per Milano. Allora, per quanto riguarda City Life, è forse un intervento che racchiude un po' tutta una serie di tematiche che abbiamo sentito questa mattina, perché comunque è un grande progetto sostenibile. Un grande punto di forza di City Life è non solo tutto il tema della sostenibilità degli edifici, ma anche il fatto che praticamente non circolano mezzi, no? È tutto al di sotto, veicolato su dei parcheggi, e è tutta un'area comunque molto estesa dove le persone diciamo possono camminare liberamente, i bambini correre senza pericolo di essere investiti. C'è un grande parco che risponde anche a questo tema della sostenibilità, e è un vero e proprio quartiere che ha tutte le varie componenti, perché 130.000 metri quadri di uffici e altri 50.000 che sono in fase di progettazione, 30.000 metri quadri di edifici commerciali, di unità commerciali, sono circa 100 negozi, e diciamo tutta la parte residenziale inserita all'interno del verde. Devo dire che proprio racchiude tutti i temi. Su City Life devo dire che è un progetto di successo testimoniato anche dai visitatori. Nel 2019 il centro commerciale ha registrato 11 milioni di visitatori, che chiaramente all'interno di questi visitatori ci sono anche tutti i vari dipendenti di Generali e di Allianz che popolano o popolavano quotidianamente la torre, circa 5.000 persone di lavoratori le due torri. Quindi 11 milioni di visitatori, e devo dire proprio anche tutti gli esercizi commerciali, quelli di ristorazione, erano diventati un grande polo di attrazione e di richiamo per probabilmente tutta la città, perché devo dire che il grande flusso di persone proprio si vedeva, era quasi intasata la ristorazione. Adesso devo dire, questa pandemia, noi abbiamo messo in atto tutta una serie di misure di sicurezza per controlli di accesso, controllo della temperatura, gli ingressi del centro commerciale, proprio per dare e per salvaguardare anche la sicurezza delle persone. E devo dire, progressivamente in questi mesi si è assistito a un nuovo popolamento. Abbiamo nel mese di settembre un dato secondo noi molto positivo, un meno 17% di presenze rispetto al 2019, anno record. Allora, Generali è comunque molto attiva a Milano su questo progetto per completarlo, perché adesso ci sono in corso le ultime tre palazzine residenziali, che devo dire che stanno andando molto bene sia dal punto di vista dei lavori che dal punto di vista delle prevendite, e appunto i 50.000 metri quadri di uffici. Quindi in questi anni Generali non ha fatto grandi operazioni a Milano alternative a City Life, perché tutte le risorse erano concentrate su City Life. Però comunque abbiamo Generali ha un portafoglio in Italia di 10 billion, di cui quasi due terzi sono concentrati su Milano, quindi è una delle città principali dove investe Generali in tutta Europa. Abbiamo fatto in questi anni vari interventi, ad esempio in Bicocca abbiamo riqualificato tre immobili, circa 50.000 metri quadri, abbiamo realizzato la sede di Engie Direct, la sede di Engie, la sede di Agos Ducato.
siamo molto attivi nel centro di Milano, in zona Curdusio, che è oggetto di trasformazione, nel Meravigli, Piazzetta Bossi. Siamo molto attivi anche nell'area di Porta Nuova, dove abbiamo fatto un intervento di riqualificazione di circa 20.000 metri quadri di un immobile certificato LEED Gold, eccetera, che è in liberazione. E poi adesso siamo molto concentrati nella riqualificazione del business park di Bassi, in via Ugo Bassi, quindi sempre zona Garibaldi. Sono circa 50.000 metri quadri che stiamo riqualificando, e adesso lo faremo per fasi. Adesso siamo in una prima fase di 10.000 metri quadri. Solo per chiedere questo, questa fase di questi mesi ha rallentato l'operatività dei progetti? Allora, abbiamo avuto chiaramente il fermo cantiere di PCM, però poi siamo ripartiti, e noi per il momento non abbiamo cambiato le strategie che avevamo definito nei nostri immobili. Riteniamo che questa pandemia sicuramente sarà un'accelerazione di una serie di trend. Lo smart working non l'abbiamo scoperto di certo a marzo con i primi blocchi, ma era un trend che noi adottiamo già da 2 anni, lo smart working a rotazione. Sicuramente adesso molti hanno capito che lo smart working funziona. Oggi c'è un punto interrogativo sugli uffici, però non riteniamo che gli uffici avranno sì uno scostamento, una riduzione in termini di occupazione, però comunque hanno delle caratteristiche vitali per le aziende, che sicuramente dopo la pandemia continueranno senza grandi stravolgimenti, magari una riduzione in termini percentuali. Ecco, io vorrei, abbiamo ancora qualche minuto prima dell'intervento di Carlos Moreno, ma architetto Viel, questo tema che adesso evocavamo degli uffici, lei prima diceva in qualche modo le persone oggi cercano esperienze. Noi abbiamo grosso modo immaginato le nostre case, perdoni la semplificazione da non addetto ai lavori, le nostre città del XX secolo intorno a 2 luoghi essenziali, le abitazioni e i luoghi di lavoro, più un po' di altre cose. Nel ragionamento che lei ha, ma un po' di altre cose che però erano una piccola percentuale del totale degli spazi occupati, perché le abitazioni e i luoghi di lavoro, uffici in particolare nelle aree metropolitane, occupavano, adesso non ho una statistica, ma immagino il 95% del totale degli spazi. Bene, quello che lei accennava prima significa che noi dobbiamo concentrarci, penso anche in particolare a Milano, dove è abbastanza improbabile che servano tante case nuove, serve magari rigenerarle, rimetterle a posto, ed è anche abbastanza improbabile che servano tanti nuovi uffici. Però forse invece sugli altri spazi c'è da lavorare, o è peregrina l'osservazione? Allora, grazie al cielo, serve molto più di tutto, nel senso che questa vicenda, questa catastrofe ci ha veramente messo davanti a nuove esigenze, nuovi bisogni, per cui Generali dovrà pensare degli uffici con una qualità di spazi e di offerta molto diversa da quella di oggi, dimenticare forse un po' il parametro dell'efficienza tra GBA e lettable area, lasciamo perdere questi numeri, non è più lì che si capisce la qualità di un progetto, ma al contrario si dovrà valutare la qualità di un progetto per lo spazio del lavoro sulla sua capacità di implementare attività diverse, di offrire servizi, di dare supporto a persone che magari fanno 1 o 2 volte alla settimana una lunga strada per andarci, renderli attrattivi, perché in realtà quello che una città come Milano, poi con la vocazione che ha ad essere un campione culturale, perché c'è la moda, perché c'è il design, perché c'è la ricerca, c'è l'università, ci sarà un grande evento sportivo, questa vocazione culturale che ha Milano deve in qualche modo percolare in tutto quello che accade a Milano. Quindi gli headquarters dovranno fare spettacolo di quello che loro sanno fare, come diceva prima
il rettore dell'Università di Bicocca, no? Apriamoci, facciamo vedere cosa stiamo facendo, rendiamo pubblici questi luoghi. E la stessa cosa in qualche modo deve succedere per le case. Le case sono insufficienti ad un soggetto che spende più tempo in casa, che condivide la casa con membri della famiglia che improvvisamente si trovano a condividere spazi e tempi che si sovrappongono. Quindi abbiamo bisogno di case più grandi, con degli spazi, ma meno care, con degli spazi, e lì parlo a Regina De Albertis, con spazi ancillari che ti consentono di creare privacy, con spazi all'esterno che ti consentono di far giocare i bambini fuori, che sia magari la strada o che sia magari il piano terra, che è uno spazio che si salda con il marciapiede, più grande, più sicuro, ma che può contenere pop-up stores piuttosto che eventi culturali, piuttosto che il laboratorio di artigianato per 3 mesi estivi all'anno. Ecco, tutto questo per dire che abbiamo davvero capito che bisogna alzare l'asticella. La città ha bisogno di una iniezione di cultura della vita in comune, della vita condivisa, intrisa di qualità a tutti i livelli, che sia il quotidiano, che sia il piano di studio di un universitario, che sia il personaggio che vive in campagna e che viene a Milano 3 giorni a settimana. Molto interessante, tra pochi minuti arriviamo da Carlos Moreno, direi alle 11:30 come recita il nostro programma. De Albertis, siamo pronti a fare case più grandi e meno care? Allora, io voglio dire che concordo pienamente appunto con quello che è stato detto precedentemente. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo farlo assolutamente. C'è una grande esigenza, a differenza appunto di quello che dicevi Roberto, di case nuove, di spazi nuovi, perché le case in cui stavano le persone non sono più appropriate, non vanno più bene. C'è proprio l'esigenza di modificarle. Però dobbiamo prepararci, dobbiamo essere pronti. Noi, infatti, ognuno deve fare la sua parte. Noi, lato costruttore, essere in grado di realizzare prodotti sempre più performanti e di elevata qualità ad un prezzo corretto e contenuto. A trovare nei nostri interventi, appunto, ad andare ad analizzare nei nostri interventi anche tutte quelle funzioni che rendano un luogo attrattivo e un luogo che dia le risposte a quelli che sono i desiderata delle persone, tutti a sistema. Quindi sicuramente quella è un'esigenza essenziale che c'è. Le persone vogliono case leggermente più grandi, magari anche in zone un po' più estese. Infatti, secondo me un elemento importante che forse è stato detto precedentemente, ma è da ricordare, la città avrà e continuerà ad avere una sua grandissima importanza, si estenderanno i confini, gli ambiti periferici diventeranno appunto ambiti sempre più centrali. Sarà importante creare nell'intorno di questi ambiti le stesse funzioni di cui le persone e i servizi di cui le persone hanno necessariamente bisogno. Quindi è assolutamente centrale, oltre ad andare ad analizzare l'abitazione, anche tutti quelli che sono i servizi che possono esserci nell'intorno dell'abitazione stessa. Ma... E ogni intervento, oltre a portare un beneficio all'intervento, appunto, quindi con la costruzione di un intervento in sé, deve pensare a portare un beneficio alla collettività e agli ambiti circostanti. Ma lato costruttori, che comunque sono una parte rilevantissima di tutto questo sistema e che tra l'altro hanno avuto un ruolo enorme nella vita economica italiana dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Questa sfida di cui l'architetto Viel parlava è una sfida compresa nel mondo degli imprenditori delle costruzioni? È una sfida assolutamente compresa. Noi stiamo cercando di dirlo con forza da tempo, ma è una sfida che si può riversare su 3 ambiti. Il settore delle costruzioni vale di per sé il 20% del PIL del paese con tutta la sua lunghissima filiera. Quindi far ripartire
il settore delle costruzioni, sia in ambito di infrastrutture, sia in ambito di rigenerazione urbana, dà in primis una svolta economica importantissima, che è quello di cui assolutamente abbiamo bisogno. Ma io lascio in secondo piano questo aspetto, perché la cosa importante è che noi, con il nostro lavoro, che è fatto di comune accordo con tutta la filiera, quindi mondo degli architetti e mondo delle pubbliche amministrazioni, riusciamo a intervenire sugli spazi dove la gente passa la maggior parte del suo tempo, migliorando la loro qualità di vita. Quindi questo è fondamentale. Le infrastrutture che sono necessarie nel nostro paese permettono di connettersi maggiormente e rendono il nostro paese competitivo a livello europeo. Oltre a ciò, le infrastrutture che possono essere anche intese come scuole, ospedali e tutti gli ambiti necessari per una corretta qualità della vita delle nostre persone ha assoluto bisogno di essere rigenerato, di essere efficientato e di essere ancora in primis messo in sicurezza. E poi ovviamente tutto il tema di rigenerare quelli che sono gli edifici esistenti. Considerate che la maggior parte degli edifici nel nostro paese sono stati considerati prima dell'entrata in vigore della prima legge sull'efficientamento energetico e sulla normativa antisismica. Quindi anche un tema, e soprattutto quello che ci viene richiesto dal Recovery Fund, che dovrebbe mettere a disposizione grandissime risorse di una svolta sostenibile del nostro paese, è fondamentale. Quindi la cosa importante è rendersi conto che in questo momento siamo comunque di fronte ad una sfida veramente, ad un'occasione veramente che non possiamo perdere, perché abbiamo tantissime risorse che stanno per arrivare e dobbiamo essere in grado di metterle a terra e di spendere. Uno dei limiti maggiori del nostro paese, in questo devo dire che bisogna fare i complimenti a Milano, perché Milano è riuscita un po' a invertire la tendenza, è il fatto che per problemi di carattere burocratico spesso le risorse ci sono ma non riescono a essere messe a terra. Milano invece è riuscita a diventare una città credibile, guardate prima della pandemia, ma sono certa che sarà così in un futuro, la quantità di risorse e di capitali sono arrivati anche nei visitatori istituzionali esteri, che hanno sempre considerato un po' il nostro paese come un paese tra virgolette difficile su cui investire. Invece Milano è riuscita ad invertire questa tendenza, quindi a mettere a terra quelle che erano le risorse con un grande lavoro di comunione tra intenti privati e intenti pubblici. Questo è stato fatto e questo deve essere fatto ancora di più nel futuro per fare in modo che il trend positivo che c'era vada avanti. Grazie, io vorrei... forse c'è ancora... Basta, no. Hai finito? Dicevo, Milano deve diventare la best practice per tutto il resto del paese, un'occasione che dobbiamo assolutamente cogliere. Indubbiamente. Io vorrei concludere questo nostro confronto chiedendo a Francesco Romussi, facendo a Francesco Romussi in realtà una domanda abbastanza semplice, che però rileva soprattutto dopo quello che è successo negli ultimi mesi. Romussi, a che punto siamo, anche se abbiamo tempo, perché comunque, però insomma un'Olimpiade, ancorché invernale, è comunque una macchina molto complessa da montare, dal punto di vista della, diciamo così, dei tempi di avvicinamento all'evento, siamo in pari? È una domanda complicata, però tendenzialmente direi di no, nel senso che, come diceva l'ingegner De Albertis prima, purtroppo la macchina burocratica non consente di mettere a terra le risorse necessarie nei modi e nei tempi in cui gli investitori privati e i soggetti pubblici interessati come noi vorrebbero farlo. In entrambe le situazioni noi ravvisiamo già adesso delle criticità che speriamo di poter risolvere con il contributo anche del governo centrale. Se mi permette, volevo solo fare una piccola aggiunta, perché sono molto d'accordo su quello che ha detto l'architetto Viele e l'ingegner De Alberti per quanto riguarda la qualità della vita e dello stare insieme, il disegno della città in senso più allargato. Senza dubbio, occupandomi di edilizia sportiva da 15 anni, ravviso nell'esigenza delle persone di muoversi, di fare sport anche insieme, un'esigenza fondamentale, e quindi la richiesta è quella di integrare, di sviluppare nell'ambito dei progetti sia residenziali che anche terziari spazi o luoghi dove questo vivere insieme o stare insieme possa essere lo spazio per condividere l'esperienza sportiva, che è fondamentale per lo sviluppo dell'individuo. Bene, io vi ringrazio perché questo nostro secondo blocco di discussione è stato davvero interessante e noi proseguiamo, quindi grazie a Patrizia Viel, Francesco Romussi, Regina D'Albertis e Benedetto Giustiniani. E noi proseguiamo adesso con due interventi. Grazie a voi.
in forma di speech molto interessanti, chiedo a tutti quelli che sono con noi collegati di ascoltarli con grande attenzione. Il primo è di Carlos Moreno, uno dei più grandi esperti in fondo di grandi novità che riguardano le nostre città, e quindi lo ascoltiamo davvero con grande piacere. Prego. Thank you so much for the invitation, for taking part in your Metropoli dei Carceri. I prefer to speak English. I capito completamente italiano, però non parlo. Prefiero parlare in English. Of course, we wanted to discuss today about my concept of the 15-minute city, in fact, the city of proximity. This concept is today very popular around the world because it's at the same time a new urban policy for simultaneously fighting against climate change and in these hard times against the COVID-19 pandemic crisis. In fact, with the city of proximities, with the 15-minute city, we wanted to develop an urban life more pleasant, more agile, healthy, and flexible. The city of Paris is the first city in the world to have designed a deputy mayor who is in charge of the 15-minute city. The mayor of Paris, Ms. Anne Hidalgo, has suggested, and I agree totally with her, the 15-minute city is in reality a new big bang of proximity. Why? Because with the 15-minute city, in reality, we wanted to design or redesign the urban life for developing a new urban experience to access by foot or by walk within a short perimeter to 6 essential urban functions: to live, to work, to supply, to care, to educate, to enjoy. This is the model has been built by my chair at the Sorbonne University. We have been modelizing the 6 urban social functions totally necessary for having happy citizens in a happy city. This way implies in reality to change radically our lifestyle in cities: more frugal, more energy efficient, less CO2 emissions, and with a more high quality of life. Fewer performance measured by criteria of profitability. In fact, we wanted to have the human city in a livable city. The importance of the proximity today in the times of COVID-19 is capital. If we want to, despite of the physical distance, to keep a life with intensity, we need to develop the social intensity, even if we want to keep the physical distance. We need to develop, despite of difficulties, a vibrant, creative, and inclusive city. For that, proximity is at the same time reusing the public space, reappropriating the public space. Less car, more pedestrian, bikes, more bike, more bike lines, more neighborhood life, more services in cities. It is not a question in my mind of living in my personal 15-minute village. And we want to develop
in addition of rural hamlets. We want to, in reality, to live in a polycentric city, in a grid city, in a multi-service city, where we find life, animation, and all kinds of activities. However, in the COVID-19 crisis, we will have the possibility for live and for living and for working differently, to have less unnecessary travel. We need to decentralize a lot of professional activities and more added value with less compulsory presence. With the new technologies, it is possible today to develop the remote jobs. We want to not necessarily propose for people working at home, but at the same time, we have the possibility to move away from a hierarchical power for having more flexibility, not necessarily at home, by using the co-working on, I call that the corp working, the corporate working, the decentralized big companies. And I prefer to develop in the different districts, the virtual places, the physical places with the virtual connectivities, rather than continuing to go on corporate tours. In fact, we need today to rethink cities with four guiding principles in order to develop the 15-minute city. The first one, ecology, for a green and sustainable city. Parks, pedestrian streets, bike lines. Second, proximity, to live within reduced distances for our activities. A street with local shops, one shop points, pedestrian areas, place for kids with a playground. Third, solidarity, for creating links between people, elderly people, kids, young people, the multi-generational activities and the proximity in the district for a livable district. And finally, participation. Citizen participation is very important for developing the urban life in the districts, with the local activities. In particular, if we want to involve citizens actively in the transformation of each one of them. What is in Paris, for example, the tools, the participatory budget. This is the key element for transforming the citizen involvement. With the participatory budget, 5% in the last period, 10% in the next 6 years, 400 million euros, and in the next year, 800 million euros, only for developing the local projects by citizens, participatory budget. We have the possibility to transform our cities. We need to provoke these changes with the new urban policy, with the new decisions, the massive decentralizations, developing new services in each one of the districts, the reduction of traffic by increasing bike lanes, the new bike COVID-19 lanes. We need to encourage, to promote, to foster new economic models, to encourage local shops building, and we need to transform existing infrastructures. In Paris, for example, the fabrication labs in sports centers or touring schools in the neighborhood. We said in Paris, the school is the capital of a district. In fact, the golden rule for the 15-minute city, every square meters that already have been built should be used for different things. If
I want to put it in a nutshell, the 15-minute city. We wanted to reconcile the city in the proximity with the human that live in it. Just 3 points for keep in mind our project. We need to change the rhythm of city, the city for car, for humans, not for cars. This is the chrono-urbanism. The multi-purpose functions, each square meter should serve many different functions. And finally, neighborhood should be designed for living, working, thriving without having to commute elsewhere continually. We want to answer to the imperative to save time. We need today to change the rhythm of the urban life, not more time by unnecessary commuting, to continue to sitting in traffic jams. And we wanted to break with the hectic lifestyle. We needed to break the bubble of our illusory acceleration. We need to rediscover the proximity, and we need to rediscover the useful time. For that, we have been suggesting a different pace of the urban life, the 15-minute pace, the 15-minute city. Thank you so much. Allora, grazie a Carlos Moreno per il suo contributo molto originale, ci dovremo riflettere, e, però ora ne abbiamo un altro di contributo molto originale che viene da Nicola Russi, che lavora al Politecnico di Torino, ma è anche uno dei fondatori del Laboratorio Permanente, che invece ha un'esperienza milanese, e lo ascoltiamo subito. Grazie. Non posso che non essere suggestionato dalle parole di Carlos Moreno e ricordare come nel 2012... grazie all'occasione del piano di governo del territorio di Milano, io ho preso parte insieme ad un gruppo di ricerca per individuare gli 88 quartieri della città di Milano. 88 quartieri che sono stati allora chiamati NIL, ma posso dire che sono stati la base iniziale per costruire una lettura di Milano che per la prima volta si ridefinisse intorno a delle centralità di quartiere. Quelle centralità che oggi ci ricordano della possibilità di sviluppare un progetto per la città legato alle parole di Carlos Moreno, un'economia della prossimità, una socialità della prossimità che oggi è di estrema importanza nello sviluppo delle nostre città. Si è parlato molto di spazio pubblico e credo che oltre alla riqualificazione, alla rigenerazione dello spazio pubblico, uno dei temi fondamentali oggi sia proprio quello di riutilizzare i servizi esistenti delle nostre città. Parlo di scuole, di servizi sportivi, di edifici pubblici e collettivi che abbiamo ereditato da epoche passate e che hanno garantito alle nostre città, sia nei loro centri ma anche nelle zone periferiche, di avere una vastissima dotazione infrastrutturale che oggi è sottoutilizzata, non è realmente accessibile a tutte le popolazioni, a tutte le comunità che vivono nei quartieri e che sappiamo spesso essere destinato a brevi periodi della giornata e dell'anno. Questa è una visualizzazione che con Laboratorio Permanente stiamo sviluppando per il nuovo PGT di Bergamo e proprio a partire dalla rete dei servizi pubblici esistenti, da una loro possibilità di riutilizzo, da far riconsiderare questi servizi come vere e proprie centralità di quartiere, stiamo promuovendo un progetto che si sviluppi non solo nel centro della città, ma provi a trovare proprio una forma di riequilibrio tra il centro della città e i quartieri delle aree metropolitane che effettivamente sono già dotati di servizi ma che non sono ancora rigenerati, non sono stati ancora ripensati come i nuovi motori di una trasformazione urbana.
Ma ritornando ai NIL, avevamo nel 2008 un'altra ambizione, era sì quella di rindividuare una città a partire da delle centralità locali, ma l'ambizione forse più difficile, che oggi è stata menzionata più volte, era quella di aprire la città al suo territorio metropolitano, trovando proprio nei NIL quella possibilità di costruire una forma di riequilibrio tra la figura centrale di Milano, che è questa grande comune all'interno di una rete di numerosi comuni a ridosso di esso, una scomposizione amministrativa che non fa fede alla reale dimensione della città, che non fa fede alla vita che si muove oltre questi confini, ma che oggi viene troppo letta da un punto di vista di polarizzazione tra centro della città e quartieri e comuni che, diciamo come in un arcipelago, si sviluppano attorno ad essa. E proprio a partire da questa suggestione che avevamo sviluppato circa 10 anni fa, mi piacerebbe proporvi tre strategie possibili per trovare una nuova forma di riequilibrio tra la città centrale di Milano e i comuni che si trovano a ridosso di essa, che fanno parte della grande città metropolitana, tre strategie che sostanzialmente sono tre tra le numerose possibili che si possono sviluppare su questo territorio. Intanto si è parlato di spazio pubblico. Bene, noi abbiamo il lusso di vivere, di muoverci nello spazio pubblico della città compatta, della città cosiddetta consolidata, quella che chiamiamo Milano, ma fuori dalle porte della città esistono spazi pubblici di questa natura, spazi che non sono abilitanti per circa il 30% della popolazione, popolazione che non può guidare perché è anziana o sono bambini che non possono raggiungere la scuola a piedi, o lavoratori che non possono arrivare nel posto di lavoro attraverso un mezzo che non sia l'automobile. E vedete anche in questa immagine come le stesse realtà commerciali e imprenditoriali abbiano difficoltà ad utilizzare lo spazio pubblico, come è stato fatto in questi giorni a Milano per il Covid, con i tavolini all'aperto, potendo godere della città fuori da casa. Quindi io credo che un grande progetto di rigenerazione dello spazio pubblico metropolitano sia uno degli assi fondamentali per ricostruire quel riequilibrio tra quello che chiamiamo Milano e la sua reale dimensione. L'altro tema è legato alle infrastrutture, non tanto e solo a costruire nuovi assi infrastrutturali e ferroviari, ma a lavorare su quello che già c'è. Queste quattro immagini sono quattro tra le centinaia possibili e ci raccontano degli spazi intorno alle stazioni metropolitane, stazioni che oggi sono lette esclusivamente come dei punti di interscambio. Vado da casa in auto, poi prendo l'auto, la posteggio e attraversando queste grandi superfici di asfalto arrivo a una stazione per arrivare a Milano. Bene, questa non è città, nella città di cui stiamo parlando oggi, ma immediatamente al di fuori dei nostri confini cittadini e comunali. Credo che un progetto di riutilizzo e di riuso di questi spazi non possa essere che fondamentale per renderli nuovamente attrattivi. L'altro tema e ultimo che vi propongo è fondamentalmente legato alla dimensione ambientale. Milano ha una questione ambientale che valica i suoi confini comunali, che valica anche i suoi confini metropolitani e la configura come una delle sezioni più inquinate del grande invaso della pianura padana. Ogni progetto sviluppato e concepito nella città di Milano pensiamo debba essere usare il paesaggio come sfondo, ma anche come obiettivo finale. Nel progetto che il mio studio laboratorio permanente ha sviluppato insieme a OMA per il Parco Farini e San Cristoforo di Milano, il paesaggio e l'ambiente hanno assunto un ruolo fondamentale nello sviluppo di questo lavoro. Due tasselli all'interno di un sistema molto più ampio, un sistema la cui estensione possiamo dire è l'estensione degli agenti inquinanti che Milano diffonde sul territorio. Due progetti finiti, specifici per due scali ferroviari, però concepiti come
due filtri, un filtro verde per pulire l'aria attraversata che attraversa un grande bosco che realizzeremo sullo scalo di Farini, e un filtro blu in San Cristoforo che è in grado di contribuire alla pulizia delle acque. Lo spazio e l'ambiente sono un elemento comune, un paesaggio comune, un elemento fondamentale per il riequilibrio di questo rapporto tra la città centrale e il sistema metropolitano, e per questo i due parchi sono stati pensati anche come tasselli di un sistema di corridoi ecologici che possano proprio contribuire a questo riequilibrio dentro e fuori, dando pari qualità e occasioni di vita ambientali comuni ai cittadini dell'area metropolitana. Voglio concludere con questa immagine. In questi giorni si è parlato delle torri di Milano. Il sindaco ha notato come fossero deserte, e tutti abbiamo notato come il centro della città fosse sostanzialmente molto meno vissuto e utilizzato dai cittadini. Sembrava quasi che i cittadini di Milano non fosse più attrattiva, che Milano si fosse svuotata. In realtà io credo che Milano abbia un'altra scala. Milano è già e ancora viva all'interno di tutti i territori che la compongono, territori che sono, una, come hanno detto ieri in una conferenza, un donut intorno ad un centro vuoto, che appare svuotato, territori che stabiliscono dei rapporti tra loro e non solo rispetto al centro di Milano. Oggi credo che sia fondamentale riflettere su questo e capire come applicare quei principi della città in 15 minuti, della scala locale, anche all'interno del più vasto territorio metropolitano. Grazie. Molto bene, grazie davvero a Nicola Russi. E noi abbiamo a questo punto l'ultima parte del nostro dibattito e quindi chiedo a Federica Verona, Super il Festival delle Periferie, di raggiungerci. Federica, buongiorno. Dovrebbe essere con noi Davide Fassi del Politecnico di Milano. Davide, buongiorno. Demetrio Scopelliti, Amat, Demetrio. E Caterina Zanzi, che forse è collegato, forse non c'è. Magari se ci raggiunge, in qualunque modo la facciamo salire a bordo del nostro dibattito. Allora, la nostra discussione finale si collega molto all'intervento che Nicola Russi ha appena fatto. Demetrio Scopelliti, aiutaci un po' anche a portare nella discussione di questa mattina un po' tutto quello che è emerso anche nei tavoli della settimana scorsa su questa dimensione per quartieri di Milano, che è una dimensione sulla quale vale la pena non solo discutere ma anche lavorare negli anni a venire. Sì, io credo che la pandemia abbia accelerato quello che era un elemento di cui ci stavamo già rendendo conto, ovvero che la città, diversamente da come l'abbiamo pensata negli ultimi decenni, non è una città monocentrica, non è una città fatta di relazioni che convergono verso un unico centro, ma è un sistema multirelazionale in cui i quartieri hanno una significativa rilevanza e devono essere il centro del discorso politico sullo sviluppo della città. Una città quindi strutturata su più centri in cui, come anticipava anche Moreno, la tesi possa essere quella di avere per ciascun cittadino il diritto ad avere una piazza, un parco, una scuola, una biblioteca a una distanza ridotta a piedi da casa. Questo cambia completamente la dimensione della città, perché la riduce sostanzialmente, ma in maniera positiva, riducendo le distanze, quindi di conseguenza apportando a un significativo sviluppo dal punto di vista ecologico. Se vogliamo avere una città che possa essere inclusiva, realmente ecologica e sostenibile e vivibile a misura d'uomo, dobbiamo necessariamente ridurre le distanze. Questo significa in realtà cambiare la concezione della struttura e cambiare anche il paradigma e la prospettiva da cui guardiamo le cose. Prima si parlava di mobilità, abbiamo sempre concepito le strade come un sistema atto a muovere veicoli. In realtà devono muovere persone, devono muovere tutti i tipi di persone che si spostano in maniera molto diversa da come immaginiamo. La notizia non dovrebbe essere la realizzazione di una nuova pista ciclabile, ma la sua assenza.
Nel recuperare spazio pubblico bisognerebbe considerare, cambiare la prospettiva per cui non conta di più il reclamo del posto auto sotto casa, magari gratuito, ma il diritto ad avere un albero, a respirare meglio e a ridurre il tema dell'isola di calore. Lo stesso tema potremmo attuarlo sulle scuole. In questi mesi stiamo lavorando molto sullo spazio pubblico antistante delle scuole. Beh, abbiamo cambiato la prospettiva per cui non è più il diritto quello di poter accompagnare un figlio a scuola in automobile, ma quello di un bambino di poter uscire e trovarsi uno spazio per il gioco. Questi cambi di paradigma, questi cambi di prospettiva sono quelli che ci permettono di poter lavorare su un sistema di città diverso da come lo abbiamo concepito finora e immaginare la città non a partire dallo status quo, ma a partire da dove vogliamo arrivare, da quello che è il punto e l'obiettivo per cui lavoriamo in quest'ottica di transizione su cui tanto parliamo e discutiamo. Grazie Demetrio, questo per entrare nella discussione. Io coinvolgerei Federica Verona, perché Federica Verona tra le attività varie fatte in questi anni ha dedicato molta attenzione a un tema rilevantissimo ed è quello, diciamo così, di chi fatica a trovare casa oppure la trova e la trova a condizioni economiche molto difficili, insomma tutto il tema di quelle fatiche del vivere quotidiano e dell'abitare che sono molto meno luccicanti di una parte del mondo della vita, del sistema immobiliare, della Milano vincente, della Milano trionfante che attrae miliardi di euro di investimenti, tutte cose buone, ma vale decisamente la pena dirci innanzitutto in questa mattina che c'è anche altro, nel senso che non è tutto splendente di successo, esiste anche una quota rilevante della popolazione che invece combatte con una quotidianità molto più complessa. Parliamone un momento. Assolutamente. Sì, è vero, gli effetti di questa pandemia si sono, diciamo, riversati nei luoghi della città in maniera differente, perché ovviamente le conseguenze, soprattutto in termini di povertà, che in alcuni quartieri, diciamo, si sono trovati a vivere, sono e saranno conseguenza rispetto alla quale noi non potremmo, diciamo, fare a meno di fare delle riflessioni. Di sicuro la sfida grande è quella di provare a concepire una città che non vada a due velocità, ma che sia una città che provi ad essere quanto più inclusiva e in qualche modo anche tutte queste azioni che anche Demetrio poco fa, diciamo, raccontava e descriveva, che sono azioni importantissime, hanno davvero la sfida fondamentale di non far diventare quei quartieri dei luoghi, concedetemi il termine, ribrandizzati, ma dei luoghi che invece devono coinvolgere fortemente gli abitanti di quei quartieri e li devono rendere in qualche modo protagonisti, no, di questo processo, proprio perché il rischio è che poi ci sia una forza centrifuga che diciamo fa scappare nei nostri quartieri, no? E fa allontanare famiglie che hanno dei bisogni, diciamo, molto, molto importanti in questo momento. C'è un tema che, appunto, le periferie sono gioie e dolori, nel senso che se da un lato sono ricche di azioni, gruppi, singoli individui, gruppi informali, associazioni che fanno, promuovono, attivano, dall'altra parte appunto invece sono dense di situazioni di criticità. La cosa che è successa durante questa pandemia è questa grande forma di solidarietà che si è innescata soprattutto nei quartieri e tra i quartieri. Mi viene in mente tutto il tema delle ceste sospese che è nato ad Ergano, ad esempio, oppure il lavoro fatto da alcuni cittadini di Gratosoglio che si sono hanno raccolto dei vecchi computer, li hanno risistemati e li hanno ridistribuiti nelle case dove appunto molto spesso il computer, se c'era, era uno e le lezioni dovevano essere fatte a distanza. Associazioni che in questo ultimo periodo hanno messo a disposizione i loro spazi per non far smettere tutte le attività che soprattutto nei quartieri un po' più complicati sono attività di coesione e anche di insegnamento, e quindi questo mi fa dire che questo tema della solidarietà è un tema forse anche di sguardo verso il futuro, no? Provare ad immaginare che esistano degli hub, possono esistere degli hub che in qualche modo sono luoghi anche di normalizzazione, dove magari si entra, si beve un caffè ma si porta via anche una spesa,
fa sì che diciamo, ci sia una sorta, luoghi di baratto ad esempio, no? Ci sia una sorta di lavoro verso una normalizzazione, no? Essere povero non è una colpa, ma è forse un momento di passaggio, no? E credo che questo Covid un po', questo momento di emergenza un po' ce lo possa insegnare. Ma dunque, Federica, il tema che tu sollevi è un tema serissimo, vorrei coinvolgere anche gli altri, anche perché io credo che esista una dimensione di intervento legata a principi di solidarietà ed è un gran bene, e devo dire che da questo punto di vista Milano continua ad essere nel panorama internazionale e in particolare in quello italiano una città nella quale quello che abbiamo ormai un po' imparato a chiamare il terzo settore ha una sua forza straordinaria ed è una ricchezza meravigliosa di questa città. Però siccome noi non siamo qua stamattina a farci solo i complimenti e a dire quanto siamo bravi, quanto siamo belli, va anche detto che tutti coloro i quali che hanno un minimo di dimestichezza con i fenomeni di carattere economico sanno che gli effetti veri di carattere sociale dopo problemi esogeni al sistema come quello che stiamo vivendo si vedono dopo 1-2 anni dal momento in cui si manifesta un problema. Cioè le conseguenze economiche della crisi sanitaria, pandemica del 2020, noi li vedremo nella vita sociale dei milanesi, degli italiani, degli europei, ma comunque parliamo di Milano oggi e quindi diciamo dei milanesi, a cominciare dal 2021, ma molto probabilmente di più nel 2022 e negli anni a venire, perché diventeranno vere le difficoltà economiche che magari in una prima fase sono state in parte, diciamo così, aiutate da un po' di provvedimenti di aiuti del sistema degli incentivi o degli aiuti della cassa integrazione, oppure, come è classico degli italiani, facendo ricorso a un po' di risorse familiari accumulate nei decenni precedenti. Poi a un certo punto tutto questo finisce, perché finiscono le leggi di sostegno, finisce anche la possibilità di fare ricorso ai patrimoni accumulati, e allora ecco che le difficoltà. Perché dico questo? Perché secondo me uno dei punti centrali di questo periodo che stiamo vivendo è il richiamo anche al decisore pubblico e in parte privato di saper programmare una rete di sostegno che vada al di là del gesto solidale di chi se la sente di dare una mano a chi più in difficoltà, pronta ad agire nei prossimi 4-5 anni, di cui avremo molto bisogno, per certi versi, almeno a mio avviso, molto più di quanto adesso siamo in grado di immaginare. Allora, su questo bisogna cominciare a metterci la testa, lo dico un po' a tutti in questo nostro discorso finale, che è sì un po' sul pensare la città nella sua dimensione per come la vediamo, abbiamo ascoltato tanti ragionamenti di chi lavora nel mondo dell'architettura o altro, ma insomma poi la città è fatta di persone prima che di tutto il resto. Ecco, da questo punto di vista bisogna ingegnerizzarla questa rete che per alcuni anni dovrà tenere conto degli effetti di quello che viviamo. Ne abbiamo un po' traccia? Vediamo tracce di consapevolezza su questo? Lo chiedo un po' a tutti voi. Ma ci provo io. Secondo me sì, perché quello che è stato fatto, e un po' anche quello che diceva Federica, è stato seminare delle buone pratiche che sicuramente vanno scalate e che vanno messe a sistema. Io per il Politecnico di Milano mi occupo in questo momento di una cosa che si chiama Off Campus, che è un laboratorio di ricerca di quartiere che aiuta a sviluppare idee con le realtà locali, quindi associazioni, gruppi informali, ma anche singole persone, proprio con questa idea che il fare sistema all'interno della microscala è un po' la salvezza oggi. Perché ci rende più solidali con non solo fra vicini di casa, ma proprio anche fra competenze che tu puoi trovare in quella famosa città a 15 minuti di cui prima parlavamo. Mi raggancio alle spese sospese di Dergano, è successo anche in quel quartiere che oggi appunto chiamiamo Nolo, proprio in termini di rebrandizzazione, che poi in realtà è soltanto un nome nuovo dato ad una realtà che esiste già e che già da anni ha un suo potere associazionistico. È stato fatto un sistema di spese per cui sono state fatte donazioni per quasi 30.000 euro e hanno coinvolto 600 famiglie su una dimensione di quartiere che è di 24-25.000 abitanti. In un'azione che è stata quasi istantanea, fatta attraverso un social district,
Oggi a Milano ci sono quante? Mi sembra più di 70 social street, strutture leggere, flessibili, informali, che però nascono proprio intorno a quelle che oggi vengono chiamate comunità di progetto. Si lancia un'idea, un gruppo di persone la raccoglie, si attiva e si fa. Questo è stato fatto, uno degli esempi proprio fattivi, questo qui delle spese sospese. Ma comunità di progetto vuol dire anche provare a coinvolgere non soltanto le persone che solitamente poi sono attive, che poi diciamocelo, nei quartieri molto spesso sono sempre le stesse, no? Ma è proprio invece quello di cercare di trovare altri attori dal mondo del terziario, i commercianti ad esempio, a appunto quelle persone che magari incroci anche in posti informali, off campus ad esempio a Nolo, all'interno di un mercato, portare l'università all'interno di un mercato, proprio per incrociare pubblici che sono diversi. Le comunità di progetto secondo me sono un po' quella cosa che potrebbe fare la differenza nei prossimi anni, proprio perché aggregano già delle competenze, aggregano voglia di fare e portano già delle soluzioni che accolgono tutta una serie di strumenti che il comune poi mette a disposizione. Anche il saper cogliere questi strumenti, il bilancio partecipativo, il piano dei quartieri, strade aperte, i tavolini, saper cogliere quali sono quelle possibilità che vengono dal cosiddetto top down e che però incontrano tutti questi movimenti dal basso, parole che sono ormai super sfruttate, però di fatto è così, trovando un equilibrio poi che porta dei risultati. Grazie, Demetrio. Sì, io mi riallaccio al panel precedente, perché secondo me è importante sì occuparsi di solidarietà e di micro urbanistiche, micro trasformazioni, ma è anche importante che quelle grandi sappiano generare ciò di cui abbiamo veramente bisogno. E non sono pienamente convinto che l'esperienza della pandemia ci porti a dover tornare a pensare di avere alloggi più grandi, come in realtà già volevamo nel Novecento. La volontà di avere un giardino è la causa dello sprawl, dell'esplosione della città. Non possiamo tornare a quel concetto solo perché in questo momento siamo in una fase di remote working, di home working e non di smart working, ma dobbiamo pensare che abbiamo bisogno di case che possano attrarre o mantenere anche chi è in difficoltà a Milano, di non impoverire la rete sociale della città e di disporre invece a supporto delle abitazioni di spazi che possono essere dedicati al lavoro, a servizi, a tutto ciò di cui abbiamo bisogno in un modello di vita diverso da quello su cui arriviamo. Non possiamo pensare che le grandi trasformazioni siano di nuovo come le precedenti, non possiamo pensare che si possa esacerbare la distanza sociale attraverso la realizzazione di solo case di lusso, come è avvenuto in alcune trasformazioni citate in precedenza, ad esempio City Life. Abbiamo bisogno di sviluppare modelli che possano rafforzare gli investimenti, anche pubblici, ma con supporto del privato, su tante piccole trasformazioni di infrastrutture sociali. Abbiamo bisogno di riportare la parola infrastrutture sociali nel vocabolario dell'urbanistica milanese, e questo è un tema fondamentale per la città del futuro, perché per realizzare veramente quel modello di città fatta di quartieri e in cui non ci si debba scapicollare dall'altra parte della città per poter avere un servizio, è fondamentale che quegli investimenti privati, le grandi trasformazioni, riescano a sviluppare, a costruire quella rete a supporto dell'amministrazione per poter provvedere alla distribuzione e all'erogazione di servizi, in primis la casa. Ecco, se noi guardando a perché nella nostra riflessione su Milano città dei quartieri, diciamo così, i quartieri più prossimi a Piazza Duomo, che è a pochi metri da dove noi siamo qui a fare questa discussione, che però è seguita da ovunque si trovino le persone che sono con noi collegate, vabbè, insomma, i problemi del centro storico di Milano possono anche essere individuati e possiamo anche decidere di chiamarli problemi, però insomma lo facciamo più perché abbiamo voglia di fare un esercizio intellettuale che non le questioni più profonde sono altrove, ovviamente. Allora, se noi qui dovessimo tentare di guardare alla Milano del domani, per esempio, io credo che un percorso centrale nel futuro di questa città è di farne sempre di più una città della conoscenza, e per farne una città della conoscenza, per esempio puntando sulle sue università, che sono già forti e numerose e che probabilmente sarà il caso di rendere ancora più efficaci e anche capaci di ospitare persone, una città a misura di studenti universitari è una città con tutto quello che serve, compreso il fatto che gli studenti universitari in linea di massima non sono titolari di un loro reddito e quindi bisogna
provvedere ad una città in grado di ospitarli, anche tenendo conto che vorremmo possibilmente fare una grande città che accoglie studenti dall'Italia e anche dall'estero, non necessariamente tutti provenienti da famiglie già ricche di loro, e quindi bisogna fare in modo che tutto questo sia fruibile. Allora, sulla base della vostra esperienza, scegliendo alcune delle cose da fare immediatamente nei prossimi anni, dove dovremmo puntare con, diciamo, efficacia e con grande attenzione? Di sicuro, ascoltando anche un po' gli interventi dei colleghi, una cosa che mi viene da dire è che noi pensiamo a questa città del domani immaginando quasi di costruirla, no? Allora c'è anche un esistente di questa città, che è un esistente importante, ovvero ci sono delle case popolari, ci sono delle dimensioni dell'abitare che hanno bisogno oggi più che mai di essere assolutamente riqualificate. La cura all'interno di quegli spazi è fondamentale, perché se vogliamo che gli abitanti di quegli spazi stiano bene, no, è importante che quegli spazi vengano curati. Diciamo, questa cura va fatta nell'attenzione. Porto l'esempio di una periferia che, anche grazie ad un lavoro che abbiamo fatto con Super e Share Radio, a Giambellino Lorenteggio, è una periferia che corre due velocità molto diverse. Da un lato, no, dal lato di via Savona ci sono le case che vengono vendute a 5.000 euro al metro quadro, dall'altra parte ci sono degli immobili che sono, diciamo, in totale fatiscenza, sono immobili Aller, che, diciamo, contengono degli inquilini che si trovano la vita completamente cambiata, perché il costo della vita sale e anche fare una spesa banalmente diventa più costoso. Allora secondo me bisogna un po' intervenire velocemente su questo in maniera in maniera importante. Sul tema della città che conosce, io sono molto d'accordo, e partirei proprio dai più piccoli. Uno dei temi importanti è quello della scuola. Molti dei ragazzi che oggi si trovano a fare lezioni a distanza, che oggi si trovano a inseguire un ritmo molto diverso da quello che avevano prima, rimangono in qualche modo indietro. Allora rimane un tema della scuola, sì l'università, ma c'è anche un tema di una scuola forse anche più popolare, più capace di utilizzare la cultura come motore sociale, diciamo che porti, no, una sorta anche di normalizzazione, di normalità all'interno di questi quartieri che appunto faticano. Queste secondo me sono le cose che prioritariamente mi piacerebbe vedere in una città che forse mi immagino domani un po' meno densa di eventi, di velocità, di azioni che succedono, ma forse un po' più riflessiva. Cioè forse è anche il tempo, mi viene da dire, di rallentare un attimo e di far assorbire tutte le azioni fatte a questa città in maniera... Anche perché profonda. Rallentare è uno dei requisiti essenziali per fare in modo che nessuno resti indietro in qualche modo. Davide Fassi, e poi io direi che chiediamo all'assessore Maran di concludere i nostri lavori. Sì, io credo anche che sia molto importante riconoscere le diversità, appunto provare a capire l'eterogeneità che poi in questi quartieri sono presenti, proprio perché per evitare che ci siano un po' delle enclavi, dei ghetti, insomma, di persone che portano avanti delle istanze e lasciano fuori invece tutta una serie di altre che sono altrettanto importanti. E per fare questo bisogna proprio entrare in contatto, parlare con le persone, coinvolgere le persone, portare tutta quella conoscenza, ritorno al mondo dell'università, che di solito viene fatta nei campus universitari, nelle aule, negli uffici dei docenti, cioè provare anche a portarla fuori e coinvolgere chi poi sul territorio c'è. È inutile lavorare sul territorio all'interno di un ufficio, nel proprio ateneo. Se lavori sul territorio devi stare sul territorio per capire e intercettare le diverse istanze. E poi anche un po' agevolare queste situazioni informali che stanno emergendo. Milano è famosa per essere, per avere un tessuto associazionistico molto forte, molto
capillare, però è anche famosa ora per essere questo specchio di queste realtà emergenti più leggere di cui parlavo prima. Ecco, forse queste situazioni vanno agevolate con degli strumenti anche a livello amministrativo, proprio per non ingabbiare poi alcune tentativi di slancio che possono essere fatti da queste realtà. E poi appunto mi viene anche da dire che queste situazioni che vengono sviluppate nei quartieri devono avere poi anche uno slancio al di fuori dei quartieri, devono essere un po' dei capofila di situazioni che possono essere, se non replicate, ma perlomeno adattate in un contesto più ampio. Quindi l'innovazione che nasce all'interno dei quartieri, quasi come se fosse un fuoco d'artificio da mandare fuori dal quartiere stesso. Grazie Davide. Concludiamo con l'assessore Maranni. Tra l'altro faccio solo un riferimento al tema che adesso sollevava Davide Fassi. Beh, la storia di Milano, la storia moderna di Milano è una storia di, diciamo così, di utilizzo, mi si passi la scelta di questo verbo, della diversità come uno straordinario motore di crescita di tutta la dimensione cittadina. Cioè Milano, la Milano di oggi è figlia della sua capacità di avere messo insieme tante diversità che per una gran parte del Novecento sono state diversità tutte dentro l'Italia e che poi a un certo punto sono anche diventate capacità di assemblare diversità che invece venivano dai posti più lontani del mondo. È il segreto della Milano moderna, in fondo, quello di avere tenuto insieme, certo con difficoltà, con errori, con retromarce, però di essere riuscita a tenere insieme tutto questo facendo, come è e come è giusto che sia, della diversità un valore e non un problema. Dobbiamo però guardare avanti e finiamo con l'assessore Maran la nostra giornata. Ma intanto mi sembra, noi siamo in un percorso, no? Questa è la seconda settimana di un evento di 4 settimane, tanto è il primo giorno della seconda settimana in una fase di profondo cambiamento e quindi anche il riuscire a porsi delle domande nuove è già parte di questo percorso ed è normale che non abbiamo tutte le risposte o che ci stiamo lavorando. C'è un tema che collegherei a questo aspetto qui, cioè è quasi un ritorno della diversità contro la specializzazione, no? Alla fine, se vediamo anche oggi le zone del territorio che sono in difficoltà, se il centro di Milano che aveva una grande specifica commerciale turistica, i due quartieri pensati per essere direzionali, Porta Nuova e City Life, andiamo fuori Milano, ci ritroviamo la crisi dei centri commerciali o le difficoltà strutturali di quei quartieri che, essendo pensati come esclusivamente residenziali, non hanno un set di servizi adeguato. Allora, anche il tema della metropoli dei quartieri deve essere visto come un'opportunità, non come una limitazione. Nessuno ha l'idea di immaginare un confine per cui uno non deve uscire da un raggio di un quarto d'ora a piedi. Fortunatamente, anzi è il contrario, vuol dire, ci eravamo abituati addirittura a un meccanismo dove essere a Milano o essere a Londra o essere a Parigi non era una novità, no? Eravamo cittadini di una metropoli molto più vasta. Però invece l'idea di riorganizzare il tessuto diffuso con degli obiettivi, che non deve essere i vecchi standard urbanistici che non hanno senso, ma su un quadro di bisogni, di offerta, di economia collaborativa, no? Ci sono degli aspetti sociali, ma c'è anche un tema di fondo. Noi avevamo un pezzo importante della nostra economia che era basata sugli eventi, che era basata sulla ristorazione, sulla ricettività, ed è fisiologico che non saranno così trainanti nei prossimi 2 anni, 3 anni, 5 anni. Abbiamo bisogno di creare delle altre alternative. Forse questo tema dell'economia di territorio può aiutarci a tamponare anche questa chiave occupazionale, che è una delle nostre preoccupazioni, perché Milano è comunque una città fondata sul lavoro e quindi dobbiamo garantire un'occupazione più ampia. Poi c'è un altro ragionamento, e su questo mi sembra che anche in mattinata ci sono state delle opinioni diverse. Prendiamo il tema dello smart working. Alcuni dei nostri ospiti, dei relatori hanno posto un tema del fatto che è una parentesi ma non mette in crisi il modello dell'ufficio, ad esempio. Altri hanno un'idea che invece è un cambiamento molto più strutturale. Non sappiamo chi ha ragione ed è anche bene quindi che ci siano delle opinioni e degli scenari e anche degli investimenti che vanno in direzione diversa, perché bisogna essere pronti. E l'ultimo punto che mi sembra collegato e su cui andrei
è il tema dell'adattabilità urbanistica. Ad esempio, gli spazi pubblici sono cambiati tanto negli ultimi mesi, anzi il paradosso è stato che sono cambiati più gli spazi pubblici che quelli privati, e invece costruiamo immobili direzionali che è difficile immaginare per una funzione diversa da quella direzionale, così come in quel modo si possono reinterpretare degli spazi commerciali come appunto i grandi centri che sono stati aperti nell'area metropolitana. Allora, forse un ragionamento su come progettiamo un futuro per essere più adattabile e anche delle regole per essere più dinamiche. Noi abbiamo approvato il PGT di Milano a novembre, ovviamente è un piano espansivo, essendo pensato appena prima della pandemia in un momento di sviluppo della città. Ci serve una semplicità di adattamento delle regole quando avremo chiaro che nuove direzioni prendere, per cui uno lo possa fare con una semplicità maggiore rispetto al passato. Già oggi non è quella dei piani regolatori degli anni 70 che fatto uno era lì per sempre, però abbiamo bisogno che secondo me su questi punti si rifletta di più e si trovino delle strade diverse da quelle diverse, insomma integrazione rispetto a quello che abbiamo impostato nel corso del tempo, perché forse sono i punti su cui la pandemia ci sta stressando maggiormente un cambiamento. Allora, tanto grazie a Pierfrancesco Maran che è stato qui con noi tutta la mattina. Saluto Federica Verona, Davide Fassi e Demetrio Scopelliti. Qui si chiude la nostra prima delle sette giornate che sono, diciamo così, il dibattito e anche un po' la restituzione del lavoro fatto nella scorsa settimana. Le giornate successive saranno tre nella settimana in corso, in particolare la prima è domani mattina e poi giovedì e venerdì di questa settimana. Poi vi forniremo il calendario anche delle tappe della prossima settimana. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato qui o in collegamento e grazie a chi ci ha ascoltato da casa. Direi appuntamento come per stamattina, domani mattina alle 9 per la seconda giornata di lavoro di Fare Milano. Grazie a tutti, buona giornata.